Grazie ai relatori che poi presenterò. Oggi chiaramente è il seminario di giugno, lo sapete, parliamo di titoli abitativi in edilizia e tutte le problematiche di questa semplificazione, che l'architetto ha detto prima una semplificazione e una complicazione. E prima di iniziare il seminario vi voglio ricordare le attività formative di questo collegio nei mesi prossimi. Nel mese di luglio faremo un seminario sul dissesto idrogeologico e le opportunità dei fondi strutturali, i fondi europei. È un tema abbastanza importante nella nostra provincia e quindi ci saranno esperti sia per quanto riguarda il dissesto idrogeologico che l'opportunità di investire fondi strutturali. Sulla piattaforma dal mese di luglio verranno inseriti altri 2-3 corsi, tra cui metteremo la stima immobiliare, il dissesto idrogeologico e il corso di primo e secondo livello della termografia. Quindi è un corso abbastanza interessante per chi opera nelle consulenze tecniche d'ufficio. Queste sono le attività, diciamo, a breve che noi come consiglio, come collegio, abbiamo già approntate e quindi già sono in partenza. Io adesso non mi divulgo di più perché i relatori sono abbastanza preparati e quindi avremo, diciamo, da sentire delle belle. Passo la parola al Presidente e vi saluti, grazie. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, ringrazio i relatori, l'architetto Granata, l'architetto Corsato del Comune di Ariano e il geologa di Somma del Comune di Monteforte. Niente, solo due notizie per non rubare tempo. Non so se sul sito avete letto la notizia pubblicata alcuni giorni fa in merito alle problematiche catastali per quanto riguarda i fabbricati nascosti. Sono stato sollecitato dal funzionario del catasto che provvedono a sanzionare queste cose e mi diceva che praticamente entro fine anno ci stanno quasi 1000 pratiche che verranno sanzionate non per modo di dire con fagioli da 1000 euro a 8000 euro quindi, e mi pregavo di divulgare la notizia che chi ha fatto accatastamenti in materia va là e va a fare, il provvedimento operoso e quindi cavarsela con pochi soldi. Basta a voi vedere un attimino se avete fatto queste cose e quindi passate per l'ufficio della strada. Nulla altro da aggiungere, quindi lascio la parola ai relatori per il prosieguo. Grazie. Benissimo, allora iniziamo questo seminario dividendo in due parti. La prima parte l'architetto Granata parlerà della tutta normativa nazionale e regionale e nella seconda parte i funzionari dei comuni parleranno dell'iter procedurale e amministrativo e tutte le criticità che si incontrano. Ma di fatto l'unico vero e proprio titolo abilitativo rimane ovviamente il permesso di costruire e quindi è più corretto invece parlare di procedure amministrative. In particolare i cambiamenti che ci sono stati frutto di quella che è stata definita semplificazione edilizia e che è tuttora in atto perché proprio in questi giorni, oltre in particolare le semplificazioni che ci sono state, sono avvenute con questi decreti che vedete elencati, cioè il decreto del fare, il decreto sblocca Italia, che proprio tra i vari argomenti che hanno trattato, perché ovviamente riguardavano una materia più ampia, avevano alcuni articoli dedicati proprio alla semplificazione in edilizia. Questo ha comportato una serie di modifiche del testo unico dell'edilizia che di conseguenza ha avuto come riflesso il cambiamento anche delle procedure. E questi cambiamenti sono ancora in atto perché proprio in questi giorni avrete sentito
seguito dell'approvazione del decreto Madia, che quindi comporta ancora ulteriori cambiamenti. Quindi questo cosa succede? Che praticamente ogni volta che vediamo la parola semplificazioni in una norma c'è da spaventarsi quasi per noi tecnici, perché in realtà significa che ci sono complicazioni in arrivo, innanzitutto perché abbiamo già visto in questi anni come la situazione più che semplificarsi si è molto spesso complicata per il tecnico, e poi quello proprio che è avvenuto in questi giorni ci testimonia come i cambiamenti siano continuamente in arrivo, quindi non si fa in tempo ad abituarsi alle nuove procedure che ne arrivano di nuove. Quindi adesso vediamo un po' nel dettaglio quali sono state le modifiche introdotte da questi procedimenti. In particolare, per esempio, con il decreto del fare, alcuni cambiamenti hanno riguardato l'iter per l'autorizzazione paesaggistica. In particolare è stata estesa la durata, cioè è stata estesa l'efficacia dell'autorizzazione a tutta la durata dei lavori, purché siano iniziati entro il quinquennio dal rilascio. E poi è stato dimezzato il termine entro cui il superintendente deve esprimere il parere, quindi portandolo da 90 a 45 giorni, però eliminando il silenzio assenso, quindi in ogni caso deve essere espresso un provvedimento finale. Un altro cambiamento ha riguardato poi l'agibilità degli edifici, che oggi può essere richiesta anche parzialmente, cioè per singole unità immobiliari o porzioni di edificio. Purché ovviamente sussistano alcuni requisiti, come per esempio l'ultimazione delle opere di urbanizzazione per l'area interessata, e poi ovviamente devono essere state ultimate e collaudate le opere strutturali e quelle impiantistiche. A proposito dell'agibilità, proprio arriva in questi giorni un'altra novità, quella che è stata denominata per il momento segnalazione certificata di agibilità. Cioè in pratica il certificato di agibilità, così come oggi lo conosciamo, cioè che viene richiesto e rilasciato dall'ente, dovrebbe essere sostituito nei prossimi mesi da una vera e propria certificazione del tecnico, cioè un'ulteriore asseverazione. Quindi in pratica, come se non bastassero tutte le assunzioni di responsabilità a cui è soggetto il tecnico con le asseverazioni per i vari titoli autorizzativi, dovrà assumersi un'ulteriore responsabilità autocertificando l'agibilità dei fabbricati. È già previsto dall'attuale DPR comunque? Sì, quindi diciamo... Lei è una novità questa. Sì, però diciamo questo demandava poi alle regioni di normare in materia, perché di fatto non è mai stato attuato. Quindi invece adesso con i nuovi procedimenti dovrebbe proprio essere a livello nazionale attuato. Un'altra modifica importante portata dal decreto del fare è quella alla definizione di ristrutturazione edilizia. Come sapete, in effetti per ristrutturazione edilizia si intendono una serie di interventi molto complessi che possono portare anche ad un organismo edilizio completamente diverso dal preesistente. Cioè tra gli interventi ci sono anche quelli di demolizione e ricostruzione, in passato era a parità di sagoma e di volume. La novità è stata essenzialmente l'eliminazione della parola sagoma, per cui fatta eccezione per la volumetria che deve rimanere uguale a quella preesistente, di fatto si possono costruire edifici completamente diversi e rimanere nell'ambito della ristrutturazione edilizia. Quindi questo cosa comporta? Che ovviamente un intervento di tale portata può essere realizzato anche con una pratica come la segnalazione certificata di inizio attività, mentre in precedenza era necessario un permesso di costruire. Analogamente, con il decreto sblocca Italia è stata apportata una modifica altrettanto importante alle definizioni di manutenzione straordinaria, perché oggi rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli di accorpamento e frazionamento di immobili. Anche in questo caso, quindi, una semplice modificazione di una definizione ha avuto come riflesso il cambiamento delle procedure da adottare per portare avanti questi interventi, perché un intervento come per esempio il frazionamento, l'accorpamento di immobili può essere oggi realizzato anche con una CILA quando non ci sono interventi sulle parti strutturali.
infatti qui lo vediamo proprio all'articolo 6 del testo unico, viene specificato che diciamo, si possono realizzare con CILA o SCILA questo tipo di interventi a seconda che interessino o meno le parti strutturali degli edifici. E quindi di conseguenza questo cosa comporta? Che alcuni interventi soggetti a CILA possono diventare, fino ad allora in effetti la CILA era sempre a titolo non oneroso, oggi può essere anche a titolo oneroso se ci sono interventi di questo tipo, perché possono esserci modifiche della superficie calpestabile oppure del carico urbanistico, ovviamente a titolo oneroso unicamente per gli oneri di urbanizzazione. Poi qui c'è un altro articolo, diciamo, che ha portato forse diciamo, di questo potremmo anche dopo vedere con i colleghi che operano nei comuni, cioè l'articolo 6 comportava che praticamente con la presentazione e la comunicazione di fine lavori per le procedure di CILA e CILA, la comunicazione di fine lavoro era valida e dovrebbe essere valida anche ai fini dell'aggiornamento catastale, cioè nel momento in cui il cittadino comunica a fine lavoro si dovrebbe procedere all'accatastamento d'ufficio. In effetti, se ricordate, quando ci sono state queste modifiche dello Sblocca Italia c'era in giro anche uno spot televisivo che credo abbia creato anche molta confusione presso molti nostri committenti, perché diciamo, lo slogan era che a casa tua puoi fare qualunque cosa e alla fine all'accatastamento provvede il comune. Di fatto ciò non è mai avvenuto, anche se la legge, la norma dice che tempestivamente il comune deve inoltrare la comunicazione all'agenzia delle entrate che provvede l'ufficio, ma di fatto sappiamo che non è così, anche per ovvie ragioni tecniche risulta anche una procedura non attuabile, scusate, che probabilmente il legislatore non competente in materia probabilmente non sa che ciò non è attuabile. Di conseguenza nell'articolo 10 sono normati gli interventi di ristrutturazione edilizia che non rientrano tra quelli che abbiamo visto in precedenza, cioè gli interventi che comportano comunque anche modifiche volumetriche e di conseguenza continuano ad essere soggetti al permesso di costruire. Con l'articolo 14 invece vediamo gli aspetti relativi al permesso di costruire in deroga. Tra questi diciamo, è ammesso anche il permesso di costruire in deroga per interventi di ristrutturazione di edifici in aree industriali dismesse, interventi che possono riguardare anche il cambiamento della destinazione d'uso. Per quanto riguarda invece i termini di inizio e fine lavori, l'articolo 15 specifica nel dettaglio quali sono i casi in cui può essere richiesta la proroga, che comunque deve essere rilasciata con provvedimento motivato. I motivi sono quelli che trovate qui elencati, cioè quindi per fatti estranei alla volontà del titolare, quale può essere ad esempio un evento calamitoso, oppure per particolari dimensioni dell'edificio da realizzare, per difficoltà tecnico-costruttive, oppure nel caso di opere pubbliche il cui finanziamento è previsto in due esercizi. Nel caso però in cui i lavori non è stato possibile iniziarli o portarli a termine per iniziative dell'amministrazione dell'autorità giudiziaria che poi si sono rivelate infondate, in realtà la proroga è sempre concessa. L'articolo 16 introduce poi la possibilità per alcuni comuni di differenziare il costo il contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione, cioè di far sì che il contributo di costruzione per gli interventi sull'esistente sia inferiore a quello previsto per gli interventi di nuova costruzione. Questa possibilità è stata introdotta in effetti soprattutto per i comuni ubicati in aree diciamo, ad alta densità, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e per incentivare la riduzione del consumo di suolo. L'articolo 17 è poi un altro riflesso delle modifiche al concetto di manutenzione straordinaria, in quanto appunto, come abbiamo detto anche già in precedenza, comporta che alcuni interventi che oggi possono essere realizzati con CILA sono a carattere oneroso, perché comportano un aumento del carico urbanistico e della superficie calpestabile.
L'articolo 22, con le modifiche che ci sono state, ha portato praticamente alla completa sostituzione della SCIA alla DIA, anche se di fatto continua ad essere intitolato riferimenti soggetti a denuncia di inizio attività, perché in realtà la denuncia di inizio attività continua a persistere come titolo in alternativa al permesso di costruire, che poi vedremo in quali casi è possibile utilizzarli. Praticamente anche in questo caso, con il decreto che è stato approvato in questi giorni, avremo prossimamente alcuni cambiamenti, perché in base al decreto Madia dovrebbe praticamente completamente scomparire la DIA e dovrebbe essere sostituito dalla SCIA, l'alternativa al permesso di costruire. Si tratta in effetti di una procedura per noi nuova, ma che in alcune regioni d'Italia, in particolare in Emilia Romagna, è già operativa, in pratica, perché l'Emilia Romagna ha una propria normativa, una propria legge urbanistica regionale, e infatti non è prevista la DIA, ma è prevista la SCIA in alternativa al permesso di costruire. Con l'articolo 23-3 invece è stato introdotto il concetto di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante. Quindi, per capire cosa si intende per urbanisticamente rilevante, bisogna ricordare che le destinazioni d'uso sul territorio vengono suddivise in quattro macrocategorie, che sono quella residenziale, turistico-ricettiva, quella produttiva e direzionale, quella commerciale e quella rurale. Quindi, che cos'è il cambiamento d'uso urbanisticamente rilevante? È quello che avviene con il passaggio da una all'altra di queste macro categorie. Invece il cambiamento d'uso all'interno di una stessa categoria è sempre ammesso, però anche qui la legge in effetti lascia agli enti locali la possibilità di disciplinare diversamente, per cui comunque molto spesso ci possiamo trovare ad operare in comuni dove in effetti comunque anche nella stessa categoria il mutamento d'uso non sempre è consentito, non in tutte le zone è consentito. L'articolo 28 bis invece disciplina il permesso di costruire convenzionato e nello specifico vengono individuati quali sono gli obblighi da stabilire nella convenzione. Comunque, al di là dei contenuti dell'articolo, è anche molto interessante rilevare che questo articolo è stato impropriamente inserito nel titolo 4 del testo unico, che invece è dedicato alla vigilanza urbanistico-edilizia e alle sanzioni. Questo un po' anche a testimonianza di quale sia l'attenzione del legislatore nell'operare questi cambiamenti. Con l'articolo 31 invece sono state introdotte nuove sanzioni pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di manufatti abusivi o parzialmente difformi. Nel dettaglio sono sanzioni dai 2.000 ai 20.000 euro, i cui proventi poi vengono destinati dai comuni a reperire aree da destinare a verde attrezzato. L'articolo 35 bis infatti invece ha introdotto l'obbligo di infrastrutturazione digitale degli edifici. Dallo scorso 1 luglio, infatti, per le domande di permesso di costruire presentate per la realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, in effetti esiste l'obbligo di dotare il fabbricato di un punto di accesso per le reti cablate in fibra ottica a banda ultralarga. Quindi, oltre a tutti gli obblighi normativi che poi vedremo per le fonti rinnovabili, c'è anche questo relativo alla banda ultralarga. Con l'articolo 25 invece del decreto di Blocca Italia sono state introdotte delle misure semplificative in merito di edifici tutelati nell'ambito del patrimonio culturale. In particolare sono state escluse dall'autorizzazione paesaggistica alcuni tipi di impianti di dimensioni ridotte. E poi è stato previsto che il parere della soprintendenza debba essere espresso comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti. Adesso vediamo quindi nel dettaglio queste procedure autorizzative. Qui abbiamo la CILA e la CILA introdotte con l'articolo 5 della legge 73 del 2015.
La differenza tra la comunicazione semplice e quella asseverata è ovviamente che la prima non richiede l'intervento di un professionista abilitato, quindi può essere presentata direttamente dal committente. Vedo che qualcuno sorride. Lo sto facendo per me, il video fisico che non è fattibile. Vedo, no, ma lei ha ragione, perché... No, no, proprio questo è il discorso. L'invio telematico non è possibile. A parte dell'invio telematico, ma anche se volendo usare unicamente le procedure cartacee, se vediamo le dichiarazioni che il titolare deve rendere, ci chiediamo come possa conoscere quelle norme e con che titolo si possa, diciamo, arrogare di dire dichiaro questa o quella la rispondenza a tale norma non conoscendo. Però di fatto la legge lo prevede e in ogni caso sia con la CILA che con la CILA i lavori possono essere incominciati contestualmente con la presentazione della pratica. Ovviamente devono sussistere, come abbiamo detto, deve esserci la rispondenza a una serie di normative, sia alle varie leggi in materia edilizia che gli strumenti urbanistici comunali vigenti, quindi piano regolatore o comunque denominato e regolamento edilizio. Questi sono quelli che sono elencati all'articolo 6 come lavori edilizi realizzabili con la CILA. Ora, al di là, diciamo, della impossibilità spesso del titolare stesso di certificare la rispondenza a determinate norme, vediamo che non sempre sono opere molto semplici, come quelle per esempio relative all'installazione di pannelli fotovoltaici o solari termici. Non è propriamente un intervento da realizzare senza l'intervento di un tecnico, a mio parere. La CIL però può essere utilizzata anche per regolarizzare interventi già che avrebbero richiesto la presentazione di questa pratica, ma che sono stati già realizzati oppure che sono in corso di esecuzione. Naturalmente in questo caso è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria che è di 1000 euro per gli interventi già ultimati ed è ridotta di 2/3 per quelli ancora in corso d'opera. Questi sono poi gli allegati alla CIL, giusto, diciamo, per fare un esempio di quello che dicevamo, di come diciamo, il proprietario o comunque l'avente titolo possa effettuare queste dichiarazioni. Abbiamo per esempio l'ultimo allegato, quello sulla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In effetti già solo per la compilazione dell'allegato al modulo unificato prevede da parte del committente la conoscenza di norme in materia che sono da noi conosciute perché fanno parte della professione, ma il semplice cittadino che dovrebbe presentare questa comunicazione di fatto non riesco a capire come potrebbe presentare queste dichiarazioni, oppure come potrebbe essere in grado di sapere se per questo intervento è necessaria o meno la notifica preliminare. Questi sono invece gli interventi soggetti a CILA, cioè tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, purché non interessino ovviamente le parti strutturali, la volumetria non sia modificata e non ci sia cambio di destinazione d'uso. Anche in questo caso possiamo parlare di CILA tardiva per gli interventi già ultimati oppure in corso di esecuzione, cioè possono essere regolarizzati con questa procedura, e però naturalmente sempre previsto il pagamento di una sanzione. Gli allegati sono praticamente gli stessi della CIL, ad eccezione ovviamente della relazione tecnica asseverata del tecnico e degli elaborati grafici con lo stato ante e post opera. E naturalmente è anche previsto la predisposizione di un calcolo preventivo degli oneri nel caso in cui l'intervento sia tra quelli onerosi. Possono essere presentati ovviamente allo sportello unico dell'edilizio o per via telematica, e infatti come sappiamo, come ci troviamo ad operare, per molti comuni ormai esiste unicamente la procedura telematica, ma ci sono ancora comuni che prevedono la consegna cartacea. Però anche laddove è prevista in effetti la procedura telematica, quello che dovrebbe essere magari in tutto il mondo un sistema atto a velocizzare i procedimenti, di fatto ha spesso complicato diciamo, le procedure. Parlavo prima con la collega di come in alcune grandi città, come per esempio Roma, i tecnici sono stati bloccati per giorni solo perché non ricevevano
le credenziali di accesso al portale attivo, oppure a Milano, dove il procedimento prevede che le credenziali siano rinnovate ogni 3 mesi. Però non è che lo si possa fare sempre telematicamente, come avviene per esempio come facciamo anche per il SISTER, per il catasto, ma bisogna recarsi direttamente in comune, quindi fare le file. Quindi anziché ridurre i tempi, anche con la procedura telematica in Italia siamo capaci di prolungare i tempi. La comunicazione di fine lavori in effetti non è obbligatoria in realtà per CIL e CILA, anche se anche in questo senso molti comuni si sono attivati e prevedono un modulo di fine lavori, anche perché, come abbiamo visto in precedenza, in teoria ci dovrebbe essere questo sistema dell'accatastamento d'ufficio e quindi per quello sarebbe necessaria comunque la comunicazione di fine lavori. Poi qui faccio un breve accenno alle detrazioni fiscali previste per gli interventi sull'edilizia esistente, anche perché molto spesso il committente è interessato a questi aspetti e quindi è giusto anche guidarlo in maniera adeguata. In particolare gli interventi che richiedono CILA possono usufruire del bonus fiscale del 50% e molti di questi interventi anche del 65%, ovvero quelli che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche. Qui abbiamo invece i procedimenti di CIA, DIA e permesso di costruire. La differenza è che la CIA ha portato questa novità rispetto alla denuncia di inizio attività che eravamo abituati ad adottare, in quanto i lavori, la maggior parte dei casi, possono essere incominciati subito dopo la presentazione. Per il permesso di costruire invece l'unico titolo di cui bisogna ancora attendere il rilascio dal comune e quindi i lavori possono essere incominciati dopo un anno. Interventi soggetti a SCIA sono quelli di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali dell'edificio, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e poi le varianti in corso d'opera, purché non attirino volumetria e destinazione d'uso. La SCIA può essere però presentata anche per l'accertamento di conformità, cioè per regolarizzare interventi che potevano essere realizzati con SCIA ma che sono già in esecuzione o già ultimati, comunque conformi alla normativa vigente, attraverso una sanzione pecuniaria il cui importo minimo è di 516 euro. Poi qui vediamo velocemente gli allegati, così per non perdere ulteriore tempo. Passiamo invece agli interventi soggetti a permesso di costruire, che sono essenzialmente le nuove costruzioni, gli ampliamenti e gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Naturalmente vanno fatte delle distinzioni, perché in molti casi gli interventi di ampliamento, quando sono realizzati nell'ambito del piano casa, sono realizzabili per alcuni comuni, è consentito realizzarli anche con SCIA. Anche in questo caso noi ci troviamo di fronte a una normativa nazionale che presenta un determinato carattere, però poi in ambito locale le procedure sono diverse, per cui in alcuni comuni è possibile realizzare gli interventi di ampliamento del piano casa con SCIA, in altri invece è ancora richiesto il permesso di costruire. Qui abbiamo l'iter del permesso di costruire, che però io oggi non analizzerò, non andrò nel dettaglio, perché poi con l'architetto lo andiamo ad analizzare dal punto di vista proprio dell'ente che deve curare l'istruttoria, quindi lo vedremo meglio nel dettaglio. Anche il permesso può essere utilizzato per regolarizzare interventi già ultimati. Ovviamente deve sussistere il requisito della doppia conformità, cioè la conformità alla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza e anche al momento in cui invece sono stati realizzati i lavori. La differenza, oltre naturalmente al pagamento della sanzione, della misura doppia del contributo di costruzione, la differenza con il permesso di costruire, per il quale oggi vale il principio del silenzio assenso, che nel caso del permesso di sanatoria comunque l'istanza si intende respinta decorsi i termini previsti. Qui per ultimo ho lasciato gli interventi soggetti a DIA. Oggi gli interventi soggetti a DIA, in alternativa al permesso di costruire,
sono quelli che trovate qui elencati e che presto invece vedremo in quella che sarà denominata, diciamo, la superciglia, cioè gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, però che siano disciplinati da piani attuativi di qualunque tipo, oppure interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che però rechino precise disposizioni per la volumetrica, oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli previsti dall'articolo 10 del testo unico, ovvero quelli che comportano modifiche volumetriche. Quindi, a questo proposito, cosa possiamo dire? Che, ad eccezione dell'ultimo punto, forse, che può presentarsi di frequente nella pratica, gli altri due casi, in realtà, mi capita anche, diciamo, confrontandomi un po' con i colleghi di tutta Italia, di essere, diciamo, una fattispecie molto rara, perché in realtà noi nella strumentazione urbanistica, sia di carattere attuativo che di carattere generale, difficilmente troviamo delle prescrizioni di dettaglio, cioè talmente di dettaglio che ci indichino tutti i parametri per i quali poi possiamo andare a definire un intervento di nuova costruzione con una denuncia di inizio attività. Quindi si tratta di fatto di uno strumento molto particolare e di difficile attuazione, anche perché molto spesso un professionista di fronte ad un intervento di tale complessità quale può essere oggi la costruzione di un nuovo edificio con tutte le normative che è richiesto rispettare, è comunque spesso preferibile ricorrere proprio direttamente al permesso di costruire, anche per interventi che possono essere realizzati con SCIA, proprio per confrontarsi direttamente con l'ente ed avere anche la certezza di aver rispettato tutti i parametri, di attendere i tempi dovuti per tutti gli eventuali atti di assenso e così via. Anche qui, ovviamente, è la regola del più che contiene il meno, molte volte è una procedura che i tecnici amano perseguire quando c'è questo. Sì. In verità il discorso è molto semplice, che noi abbiamo una scarsa volontà alla lettura, salvo che non si tratti di cime tempestose, fosse playboy, con tutte le altre cose andiamo a non leggerle e acquisirle, perché basterebbe che uno leggesse il 380. Oggi la fortuna telematica è questa qua, che le leggi sono coordinate, il provvedimento che è uscito ieri, domani è già coordinato con il 380, basta leggerlo. Molte volte colleghi tecnici, ma non solo geometri, anche ingegneri ed architetti, potrebbero evitare di fare particolare domande, a me capite, vengono, devo fare questo, allora la prima risposta che viene, devi andare da un tecnico, ma io sono geometra, sono architetto, sono ingegnere. Vabbè, diciamo che adesso parlando dall'altra parte, molto spesso noi ci troviamo di fronte a delle interpretazioni, che noi leggiamo le leggi, però noi li interpretiamo in un modo, gli enti tecnici abbiamo una parentesi, questo è molto interessante problematica principale che capisco da parte dei tecnici esterni, che molte volte la normativa nazionale si interseca anche con delle norme regolamentari dell'ente che in realtà o sono obsolete o sono in contrasto, e che qualche, dico anche collega, in realtà vede in maniera più prescrittiva rispetto alla norma nazionale, senza sapere che le norme regolamentari sono superate comunque direttamente dalla norma nazionale, cioè non è che può essere, a meno che non ci siano motivazioni forti da parte dell'ente per prescrivere determinati, infatti non a caso tutte le norme che vanno a semplificare o vanno a complicare la sua vita hanno sempre un periodo in cui devono essere recepite o dall'amministrazione regionale o dal comune. Se non sono recepite vengono direttamente applicate dai comuni, cioè questo è proprio per questo motivo, perché comuni possono comunque intervenire, molte volte il comune non interviene immediatamente, allora dice ma che facciamo così, no, sì. Non fai così, facciamo così. Sì, diciamo che deve essere ancora digerita sia dagli enti che
che dagli utenti, anche dai tecnici, questa modalità di comunicazione diversa, che non è più una modalità di comunicazione, diciamo, orale, come si diceva, che devo presentare, ma più telematica. Quindi su questo doveva facilitarci, che non ci ha facilitato la modulistica unificata, perché prima ogni comune faceva la sua modulistica, allora ti trovavi che nel comune di Ariano c'era un modello, andavi nel comune di Grottaminarda che è a 10 km c'era un altro modello, nel comune di Avellino c'era un altro modello. Questa modulistica, diciamo, nell'intenzione del legislatore era facciamo una modulistica unificata in modo che se presento la pratica a Trento o a Napoli o a Palermo c'è la stessa modulistica. Questo non è stato perché la modulistica si è semplificata, tra virgolette, cioè per presentare una CIL, diceva il collega, devo compilare 18 pagine senza tecnico, non so se riesco a farlo, deve avere, vabbè, è vero che ormai i tecnici tutti quanti, tutte le famiglie hanno almeno un tecnico, anche se non esercita, però diciamo è un po' complicata questa situazione, prego. No, poi diciamo sempre a proposito del discorso delle interpretazioni, cioè di quale procedura utilizzare per quale intervento, anche qui si dovrebbe forse fare qualcosa, perché nell'ambito di questo decreto Madia famoso, che adesso poi ci andiamo a studiare in dettaglio appena abbiamo la possibilità di vederlo, perché è il percorso proprio mentre che presentavamo questi incontri, dovrebbe esserci anche quello che è stato definito glossario tecnico unificato. Cioè un po' quello che viene nei comuni che hanno predisposto delle tabelle sinottiche con gli interventi, dove sono elencati gli interventi e per ognuno è specificato il titolo autorizzativo. Dovrebbe avvenire qualcosa del genere a livello nazionale, quindi anche questo potrebbe essere, diciamo, qualcosa che semplifica, così metteremo fine anche al fatto che per uno stesso intervento in un comune ci vuole la CILA e in un altro ci vuole la SCIA. Quindi speriamo bene in questo provvedimento. La comunicazione di fine lavori, ovviamente, nel caso di SCIA, DIA e il permesso di costruire, è sempre obbligatoria. Per il discorso invece delle detrazioni fiscali, i lavori per i quali è prevista la SCIA sono interventi sempre detraibili. Quelli invece per i quali è richiesto il permesso di costruire o la superdia no, perché ovviamente sono interventi sulla nuova costruzione o di ampliamento, quindi non rientrano in queste agevolazioni. Quindi adesso andiamo ad analizzare in dettaglio questo strumento con il quale ci troviamo ad operare, diciamo, quotidianamente, cioè quello della modulistica cosiddetta unificata, che è stato diciamo, introdotto per la prima volta dall'articolo 24 del decreto semplificazione. La modulistica è stata predisposta con delle conferenze unificate tra governo, regioni ed enti locali, che hanno, diciamo, portato a questa scansione temporale per l'adozione dei moduli, cioè prima il permesso di costruire SCIA, poi CILE e CILE e infine quello per la DIA. I moduli sono stati redatti in maniera tale da dover essere, diciamo, utilizzati in tutta Italia, però sono stati realizzati in una maniera flessibile in modo tale da poter essere adottati dalle regioni, da poter essere modificati secondo le specificità locali. Infatti, se vedete i moduli, ci sono delle parti che riportano degli asterischi che sono quelle modificabili, mentre invece le altre sono quelle che rimangono invariate in tutta Italia. La regione Campania ha adottato unicamente questi quattro moduli, cioè CIC, la SCIA e permesso di costruire, quindi in effetti la DIA è comunque sempre uno strumento poco utilizzato, però laddove viene utilizzato è ancora fatto con la modulistica locale. Abbiamo qui, facciamo un breve excursus del modo in cui sono strutturati i moduli. Questa è la prima parte per CIL e CILA analoga, quindi quella dove sono inserite le generalità del titolare della richiesta. Il titolare deve poi indicare se è titolare esclusivo oppure se ci sono altri soggetti coinvolti dei quali deve eventualmente allegare gli atti di assenso. Bisogna specificare se vanno realizzate opere su parti comuni, perché nel caso in cui si tratti di parti comuni può essere parte comune di un edificio condominiale, oppure può essere fabbricato con proprietà nel quale è necessario l'atto di assenso, anche la firma degli elaborati da parte di tutti i comproprietari, oppure se si tratta delle parti comuni disciplinate dall'articolo 1102 del Codice Civile,
sono quelle parti in cui il titolare può portare anche a proprie spese modifiche, purché non le altre della destinazione e che gli altri titolari ne facciano lo stesso uso. Poi c'è la parte dove invece va specificato se sono richiesti particolari atti di assenso, come per esempio l'autorizzazione paesaggistica, eventuali con la osta e pareri, questi atti possono essere stati già rilasciati o richiesti d'ufficio. Questo lo vedremo un po' per tutta la procedura. Quindi in questi casi, se sono già stati rilasciati, bisogna indicare nella modulistica gli estremi, altrimenti allegare la documentazione necessaria per l'ottenimento d'ufficio. Qui abbiamo la parte relativa alla qualificazione dell'intervento, nella quale si può anche specificare la data d'inizio, nella quale si può specificare se si tratta di interventi già realizzati, già ultimati o già iniziati, e quindi di conseguenza allegare le ricevute e delle relative sanzioni. Il riquadro relativo alla localizzazione. Qui, per quanto riguarda la CELA, ovviamente, visto che gli interventi sono molto limitati, il richiedente deve unicamente limitarsi a spuntare la relativa casella. Poi ci sono i riquadri relativi a tecnici incaricati e imprese esecutrici, che rimandano poi al legato soggetti coinvolti, dove verranno specificate le generalità dei soggetti coinvolti. Per esempio, nel caso del tecnico, può essere indicato unicamente il tecnico progettista, specificando di indicare successivamente il direttore dei lavori, se non è la stessa persona, oppure indicare tutti i soggetti coinvolti, quindi anche eventuali progettista degli impianti, certificatore energetico e così. Poi nel modulo per la CELA è compresa anche la stessa asseverazione del tecnico, quindi troviamo le dichiarazioni del progettista, la specificazione della tipologia di intervento da realizzare e il prospetto relativo al calcolo del contributo di costruzione nel caso di intervento onerosi e l'indicazione degli atti di assenso già acquisiti oppure da acquisire. Adesso vediamo invece la parte relativa alla modulistica per SCIA permesso di costruire. Qui per l'indicazione dei titolari dell'intervento si può anche specificare se si tratta di una eventuale ditta o società. Gli altri riguardi che andremo a vedere sono analoghi, quindi non mi soffermo su quelli simili già per gli altri moduli. Andiamo magari nel dettaglio, per esempio, su quello relativo alla qualificazione dell'intervento. Qui, per esempio, ne approfitto anche per ricordare un aspetto su cui non mi sono soffermata in precedenza parlando della SCIA. In effetti, tra gli interventi che possono essere realizzati con SCIA possiamo per esempio specificare se si tratta di interventi previsti dall'articolo 22, in corso di esecuzione, già realizzati, oppure abbiamo tutto il discorso delle varianti. Nel dettaglio abbiamo le varianti previste disciplinate dall'articolo 22 del testo unico, cioè è possibile in effetti con la SCIA anche comunicare delle varianti non essenziali e permessi di costruire al termine dei lavori. Quindi una volta ultimati i lavori, se ci sono state delle piccole modifiche, si possono comunicare con la SCIA. Anche qui in effetti sorge però un problema nell'attuazione pratica, perché può anche verificarsi che venga in effetti un controllo, che riscontri che ci sono anche delle piccole variazioni, poi a seconda del soggetto con cui ci si rapporta possono essere verbalizzate o meno. Però qui il tecnico si trova poi a dover confrontarsi con il comune e a specificare che si tratta di varianti non essenziali e che per tale motivo non era stata presentata in precedenza una variante in corso d'opera, non erano stati interrotti i lavori. E poi tra gli interventi che si possono specificare ci sono anche quelli previsti dalla legge regionale per il piano casa. Qui per esempio abbiamo una modifica della nostra modulistica, perché non in tutta Italia viene specificato questo tipo di intervento. Analogamente abbiamo la qualificazione dell'intervento per quanto riguarda il permesso di costruire. Anche in questo caso, per esempio, la modulistica campana è più precisa rispetto ad altri, perché tra gli interventi che troviamo elencati ci sono per esempio quelli realizzati che avrebbero richiesto il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, che o sono stati
stati realizzati in assenza o in difformità di autorizzazione paesaggistica, quindi possono essere regolarizzati, oppure con materiali in difformità di autorizzazione. Sono poi indicati nel dettaglio i vari interventi, per esempio, realizzabili con il piano casa, cioè quelli di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, interventi edilizi in zona agricola oppure delle qualificazioni di aree urbane degradate. È specificato anche la richiesta di permesso di costruire per il recupero abitativo dei sottotetti, quindi si fa riferimento alla legge regionale. Quindi da questo punto di vista la modulistica campana è più, devo dire, avendo analizzato poi diciamo, il caso di quelle regioni come la Campania che hanno adottato la modulistica nazionale, però altre regioni hanno fatto modifiche molto meno dettagliate. Qui abbiamo il riquadro relativo alla localizzazione, alla titolarità. Qui abbiamo invece il riquadro relativo alla regolarità urbanistica e ai precedenti edilizi. Anche in questo caso per la regione Campania molto dettagliato, quindi si può andare nel caso in cui l'intervento realizzato non sia conforme ad un precedente istituto autorizzativo, ma sia in parziale o totale difformità, si può specificare, si deve indicare gli estremi del titolo autorizzativo e nel nostro caso si può specificare a quale titolo si fa riferimento. Addirittura, per esempio, in altre modulistiche troviamo indicati genericamente condono edilizio, qui invece possiamo andare a specificare direttamente a quale legge si faccia riferimento. Oppure si può indicare, cosa che prima facevamo ad esempio nelle dichiarazioni quando non era attiva la modulistica, se l'immobile è stato realizzato prima del 1967 e ricade fuori dal centro abitato oppure addirittura prima del 1942. Analogo riquadro lo troviamo anche per il permesso di costruire, dove ovviamente nel caso in cui l'intervento sia di costruzione di un nuovo fabbricato su area libera, ovviamente non ci si confronta con alcun precedente. Abbiamo poi la parte relativa al calcolo del contributo di costruzione. Qui è necessario allegare il prospetto preventivo del calcolo redatto dal tecnico nel caso l'intervento sia oneroso. Ed è possibile per la scia, cosa che per esempio non ho riscontrato in altre regioni, anche qui effettuare la ratizzazione del pagamento seguendo le procedure previste dal comune, cosa che magari in altre regioni è consentito unicamente per il permesso di costruire. Infatti per il permesso di costruire, oltre per esempio a demandare il calcolo direttamente allo sportello unico, c'è la possibilità di chiedere la rateizzazione o addirittura di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo di quanto da versare. In tal caso ovviamente va allegato il progetto dell'intervento di urbanizzazione da realizzare. Qui mi soffermo un po' sul riquadro relativo alle imprese esecutrici dei lavori. Qui in effetti secondo me è un po' un paradosso della modulistica unificata, perché a differenza di quello che abbiamo visto per gli interventi più semplici come CILA e CILA, per gli interventi complessi come quelli per i quali è richiesta SCIA o permesso di costruire, è data la possibilità al richiedente anche di dichiarare che, siccome si tratta di opere di modesta entità, non interessano le specifiche normative di settore e quindi non saranno affidate a imprese esterne, ma eseguite direttamente. Ora vi chiedo quali sono questi interventi realizzati con il permesso di costruire che si possono realizzare in autonomia. Quindi è paradossale che proprio per questi moduli, mentre magari poteva essere possibile, in effetti ci sono per esempio tra gli interventi realizzabili con SCIA la possibilità di realizzare opere di finitura di precedenti titoli autorizzativi scaduti, ma quello è l'unica possibilità che sono riuscita ad individuare di opere realizzabili in autonomia, fermo restando che però la maggior parte dei comuni non consente affatto, giustamente secondo me, la realizzazione di interventi in autonomia. E qui vedremo un altro elemento paradossale andando ad analizzare il riquadro relativo rispetto degli obblighi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ovviamente qui questa parte, che in teoria sarebbe sempre compilabile da parte del titolare, nel
titolare deve dichiarare di aver preso atto di tutta la documentazione necessaria in materia da parte dell'impresa, quindi il documento di regolarità contributiva, iscrizione alla Camera di Commercio e tutto il resto, di sapere anche quant'è l'entità presunta della voce da sentire e sapere anche, diciamo, se è necessario predisporre la notifica preliminare. La prima tecnica. Sì, fortunatamente. Per il permesso di costruire bisogna indicare soltanto se l'intervento ricade o non ricade nell'ambito di applicazione del decreto. Anche qui, diciamo, secondo me c'è una piccola imprecisione, perché in realtà tutti gli interventi edilizi ricadono nell'ambito del decreto, perché Se non supera i 200 uomini al giorno, perché il decreto che cosa disciplina? Disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un cantiere, anche un cantiere che dura un giorno, è un luogo di lavoro. La differenza si fa su quelli che invece sono soggetti a attività criminale, quelli che sono soggetti a piano di coordinamento. È lì che ricadiamo nell'ambito di un articolo. Ma nell'ambito del decreto ricadono tutti gli interventi, quindi solo quali sarebbero gli interventi che non ricadono, in teoria quindi realizzabili in autonomia, cioè laddove non si è predisposto un cantiere, ma anche lì abbiamo visto che di fatto non esiste mai. C'è un cambio di destinazione senza opere. Degli impianti, la manutenzione di impianti inferiori a 10 giorni lavorativi. Però in quel caso comunque c'è una scelta di un tecnico che ha scritto la Camera di Commercio, non ricade nel decreto 81, però in realtà comunque c'è necessità di nominare un tecnico, un'impresa specializzata che fa quel lavoro. Nel caso di impianti con durata, di manutenzione di impianti con durata inferiore a 10 giorni, con l'ultima norma sull'81 che ha modificato l'81 è stata inserita questa. Poi tutti gli altri ricadono tutti in votare. Però in ogni caso diciamo è molto. Sono adempimenti diversi, però come notifica preliminare. La notifica preliminare è un adempimento. È un adempimento dell'81, però ricadono nell'81. In realtà tutti gli interventi soggetti al permesso di soffrire ricadono nell'81. Non è obbligatorio diversi. Fare il PSC, fare. Ricade, però non devi fare. Perfetto. Forse nel cambio di destinazione d'uso senza opere, oppure un trazionamento di unità l'unica cosa proprio pregnante è questa qui, il cambio di destinazione d'uso senza nessuna opera. Quindi all'interno delle zone A c'è comunque la necessità di fare il permesso di costruire, o in zona agricola c'è la necessità di fare il permesso di costruire, ma in realtà non c'è necessità di fare nessuna opera edilizia e quindi non c'è nulla da. Forse è l'unico caso effettivamente. Sì, l'unico. Sì. E poi abbiamo la modulistica delle regioni Campania, per tutti i moduli è prevista poi la comunicazione antimafia, diciamo che la dichiarazione che non sussistano cause di violenza, di decadenza. Solo nella regione Campania. Sì, fino adesso quelli che ho riscontrato sono in Campania, forse c'è qualche altra regione, ma non più di modo. Specialmente in Lombardia. Allora, adesso invece andiamo ad analizzare il discorso della relazione tecnica asseverata, che in precedenza noi predisponevamo soltanto per la DIA, che oggi invece è richiesta per tutte le procedure. Quindi tutte le procedure, grande assunzione di responsabilità da parte del tecnico ovviamente, perché in effetti, come parlavamo prima con i colleghi, noi siamo portati spesso a firmare, a spuntare delle caselle relative alle opere che andiamo a realizzare e a firmare, senza soffermarci anche su che cosa significa fare un'asseverazione. In effetti l'asseverazione ha lo scopo di sostituire le verifiche di conformità a leggi e regolamenti che dovrebbero essere effettuate dalle amministrazioni. Quindi sostituisce queste verifiche con una dichiarazione da parte di un tecnico che in quella, diciamo, nell'esercizio di quella funzione praticamente assume la qualifica di una persona di esercizio di un servizio di pubblica necessità. Quindi si assume una responsabilità a livello penale ai sensi dell'articolo 359 del codice penale.
e sempre ai sensi dell'articolo penale, è sottoposto a sanzioni che comportano anche la reclusione fino a un anno per dichiarazioni mendaci. E se le dichiarazioni sono rese, diciamo, non solo per negligenza, diciamo così, ma proprio a scopo di lucro, sono ulteriormente aumentate. Quindi questo ci dà anche la misura della grande responsabilità del tecnico, però anche dell'importanza, in un certo senso, che ha questa figura, forse non riconosciuta a livello sociale oggi, che però insomma esiste proprio in virtù di queste procedure. Come abbiamo detto, si assevera la conformità alla normativa vigente nel settore, oltre alla strumentazione urbanistica locale. Questa è la formula che troviamo nella modulistica unificata per quanto riguarda l'asseverazione della CILA, che è, diciamo, più stringata rispetto a quella degli altri titoli autorizzativi, però è interessante sottolineare che ricorda che gli interventi non ci devono essere interessamenti delle parti strutturali, perché ovviamente sono quelli gli unici interventi per i quali è possibile utilizzare la CILA. La formula invece per la CIA, la DIA, il permesso di costruire, è molto più complessa, perché ovviamente ricorda più nel dettaglio le normative. Adesso analizziamo come è fatta la modulistica per dichiarare gli effetti dell'accelerazione, considerando che questa per la CIA l'abbiamo già analizzata precedentemente nell'ambito dello stesso modulo. Per la SCIA il permesso di costruire, poi abbiamo visto che quello per la rinuncia all'inizio attività non è in vigore in Campania, quindi qui vengono analizzati tutti questi aspetti e quindi, diciamo, esiste una parte a parte, cioè l'asseverazione è una parte a sé stante della modulistica. Adesso vi descriverò un po', diciamo, velocemente i moduli che comunque noi conosciamo, perché ci troviamo ad operare quotidianamente con questa strumentazione, anche per dare lo spazio ai colleghi. Per cui nella prima parte troviamo il riquadro relativo all'individuazione degli interventi realizzabili. Infatti, come vedete, oltre a quelle le opere che abbiamo visto, sono realizzabili anche, per esempio, i parcheggi di pertinenza, cambi di destinazione d'uso, altri interventi che possiamo trovare, anche i cambi di destinazione d'uso, sia quelli strutturali che quelli funzionali. Analogamente per il permesso di costruire, anche qui troviamo nella modulistica campana una specificazione molto precisa di tutti gli interventi, addirittura per quanto riguarda, per esempio, gli interventi previsti dal piano casa, mentre negli altri moduli li ho trovato indicato solo genericamente piano casa, qui troviamo proprio specificati tutti i tipi di interventi, quindi si vanno ad individuare in maniera specifica sia per quanto riguarda gli ampliamenti che per gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli altri interventi previsti. Si può specificare individualmente gli interventi di recupero dei sottotetti e quindi così con tutto il resto. Qui per esempio invece la regione Campania non è stata così altrettanto dettagliata, perché questo è il riquadro sui dati geometrici degli immobili che troviamo nella modulistica nazionale e che non è stato, diciamo così, arricchito. Sono pochi dati che molto spesso non descrivono effettivamente quale può essere l'intervento, perché per esempio mancano dati relativi alle distanze dei fabbricati, all'altezza massima consentita, eccetera, per i quali magari può essere anche opportuno predisporre una piccola relazione da allegare. Qui invece abbiamo il riquadro dove sono stati specificati invece i vari tipi di piani urbanistici che possono essere in vigore. Adesso cerco di andare anche molto velocemente perché andremo ad analizzare, insomma, tutti gli aspetti relativi a quelle normative che dobbiamo asseverare, a cui dobbiamo asseverare la rispondenza, come per esempio quella sulle barriere architettoniche. In questo caso, nel caso in cui si tratti di edifici aperti al pubblico, anche privati, bisogna attestare la rispondenza ai requisiti di accessibilità e visitabilità, analogamente per quelli privati soggetti alle prescrizioni dell'articolo 77, bisogna assicurare la rispondenza a questi requisiti e, nel caso in cui non sia possibile dal punto di vista tecnico, richiedere una specifica deroga.
Per quanto riguarda invece la sicurezza degli impianti, va indicato eventualmente nel caso in cui siano realizzati o ampliati o modificati sostanzialmente gli impianti esistenti, su quali si interviene e se sono sottoposti a obbligo di progetto va allegato. Così per i consumi, energetici, qui per esempio nel caso dei consumi energetici riporta anche riferimento alle prescrizioni proprio previste dalla legge regionale. Per quanto riguarda invece la tutela dell'inquinamento acustico, il riferimento normativo è l'articolo 8 della legge 447 del 95, quello sull'inquinamento acustico, quindi a seconda delle prescrizioni va allegata la relativa documentazione. Analogamente per la produzione di materiali di risulta, qui non mi soffermo, ma anche in questo caso in effetti la normativa campana ha previsto delle prescrizioni più dettagliate rispetto a quelle nazionali, perché per esempio nel caso di materiali di risulta prodotti come rifiuto va anche indicato l'indicazione presunta dei metri cubi prodotti, oppure si specifica che sono assimilati ai rifiuti urbani. Questo è il quadro invece relativo alla prevenzione incendi. Anche in questo caso per gli interventi soggetti alla normativa del settore, nel caso in cui non sia possibile per esempio integrare rispondenza alla normativa in materia di prevenzione incendi, è necessario richiedere la deroga oppure allegare gli estremi della deroga ottenuta. Analogamente nel caso invece in cui l'intervento sia soggetto a valutazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oppure si può specificare nel caso di variante a un progetto già approvato che gli interventi non comportano modifiche ai requisiti già approvati. Per quanto riguarda invece l'eventuale presenza di amianto, la documentazione da allegare è quella relativa al piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto. Qui abbiamo invece la parte relativa alla conformità igienico-sanitaria. Qui unicamente se l'intervento comporta l'acquisizione di un parere igienico-sanitario va allegata la documentazione per acquisirlo o il titolo già ottenuto. Poi anche qui per quanto riguarda gli interventi in zona sismica, forse mi confondevo con un'altra modulistica, qui ovviamente va indicato nel caso di interventi che comportano la realizzazione di opere strutturali, in conglomerato, cementizio armato o precompresso, nel caso in cui siano necessarie la denuncia dei lavori, l'autorizzazione sismica o la denuncia dei lavori in zona sismica, a seconda dei casi va allegato il relativo procedimento già rilasciato, quindi gli estremi del rilascio ottenuto, oppure va allegata la documentazione per il rilascio. Questo è la mia domanda. Sì. La prima era un comune. Quando il rilascio per questa costruzione chiedo obbligatoriamente il deposito al registro. Certo, è giusto, giusto, per i permessi di costruire, chiaramente se voi lo bocciate e io faccio un calcolo. Allora, no? Aspettate un attimo, il discorso è questo, in genere è un atto diciamo preparativo al rilascio del permesso di costruire, nel senso che almeno per il mio comune noi lo chiediamo nel momento in cui abbiamo deciso per quell'intervento che vediamo il permesso di costruire, altrimenti non ve lo chiediamo, è chiaro, non è che voi presentate l'istanza di permesso di costruire e patta che ci mette la manifestazione Sicilia e magari andate a fare un fabbricato per civile abitazione in tre piani in zona Lima, è chiaro che non. Questo è un atto prepotetico, cioè prima che non lo chiamo, allora che tu hai il permesso di costruire devi fare questo, quindi sai che c'è l'autorizzazione sismica, cioè non credi che nessun comune pretenda che l'autorizzazione di di solito il comune di Ariano non chiede, al momento del rilascio non chiede l'autorizzazione sismica da legare al titolo, ma fa una prescrizione
restrizione all'interno del titolo dicendo che si deve a meno di sovremodulazioni, perché c'è l'articolo del DPR che c'è il parere preventivo del Genio Civile che dice che ci vuole il parere preventivo del Genio Civile per l'eventuale sovremodulazione. Quindi in realtà la sovremodulazione attualmente è molto tra virgolette diffusa, anche con scarsi risultati per il piano casa. Anche se con le nuove norme tecniche sappiamo tutti che è quasi impossibile, è quasi impossibile. Questo è l'unico, diciamo, è l'unico o a meno di interventi puntuali, tipo nel momento in cui si fa una scia per realizzare un balcone, è ovvio un intervento puntuale, a quel punto ti chiedo la denuncia significata allegare alla scia, quindi allegare la scia. Altrimenti sospendo la scia e quando acquisisco quella tua scia la scia te la facciamo più grande, diciamo questo è l'occhio della logicità, nel senso è possibile che nessuno ti autorizzerà a fare un balcone. No, ma io per questo dico noi diciamo ma è la stessa cosa che succede sul discorso dell'accatastamento quando si finisce il lavoro dice molta gente viene, ma io ho visto in televisione che nel momento in cui presento il comune deve, questa cosa è una cosa che non è possibile fare, specialmente nei comuni dove non è neanche attivato lo sportello catastale. Per dire, il comune italiano c'è uno sportello catastale solo per le misure e per una serie di attività, non per l'accettazione delle pratiche progetto. Quindi in realtà il problema, l'intento del legislatore era diverso, era quello di attivare gli sportelli catastali per i comuni, perché c'è una disciplina su questo, di dover decentrare gli sportelli, allora a quel punto è ovvio che il comune dovrebbe attivarsi e quindi recepire anche con dei tecnici, ma in realtà è il tecnico esterno che nel momento in cui mi fa la fine lavoro mi presenta il documento d'OPFA e quindi io devo solo inserirlo nella firma, non anche perché chi lo firma il DOCFA? Chi si prende la responsabilità? Il tecnico comunale che non sa neanche, non conosce neanche, questa è una, diciamo che si va, non si va di pari passo, in realtà non sono mai allineate le cose, perché la norma prevedeva anche nell'intenzione del legislatore, c'era quella di dire decentriamo lo sportello catastale, diamoli ai comuni, visto che il SISTER ha avuto la sperimentazione e funziona. E quindi diamo il sistema, almeno per i DOCFA, diamo ai comuni questa possibilità di accettare i DOCFA, però di fatto è una complicazione almeno per i DOCFA, nel senso per le CILA e CIL che non c'è bisogno di fare il pregevo, perché il pregevo, come sapete benissimo, perfetto, il mappale è per quando si fanno le nuove costruzioni, in realtà i DOCFA per le CILA e per i CIL e CIL quello che c'è. Quindi questo è il concetto. È ovvio che c'è una, diciamo, anche qui un disallineamento. Il 380 dice che bisogna presentare l'autorizzazione sismica, o più che l'autorizzazione sismica, la documentazione per presentare l'autorizzazione. Perché vai avanti nel campo di in realtà sulla carta la regione Campania avrebbe delegato i comuni diciamo che è un po' quella senza, però poi ha riversato sui comuni la vigilanza, praticamente il comune dovrebbe venire nel vostro cantiere, come dico, gettate i solai, i pilastri e fare i liti per verificare se sono conformi ai elaborati, però non dire il comune facciamo terminare l'architetto di questioni operative e criticità che diciamo che c'è una, questa è una criticità che dico, c'è una scarsa collaborazione tra gli enti, anche di dialogo. Cioè, io vengo da una, cioè, ho lavorato in Toscana, ho avuto la fortuna di lavorare 5 anni in Toscana, e lì c'era un discorso anche di coordinamento tra gli enti. Cioè, noi avevamo un'associazione intercomunale di 36 comuni, per dire, tra provincia di Siena e provincia di Firenze, dove
utilizzavamo già nel 2003 una motoristica unificata e avevamo praticamente un approccio uguale, identico nei riguardi dei professionisti. Quindi oggi c'è anche questo scarso dialogo, c'è solo la sensibilità. Se io ho bisogno di un problema, semmai chiamo il collega o chiedo al collega, se non ho la sensibilità, non ho la conoscenza, faccio di testa mia e il collega semmai in un altro comune fa in un altro modo. E allora il tecnico, giustamente quello che si diceva prima, prima di fare una cosa, anche di muovere una mattonella, dice scusa ma tu come faresti? E allora c'è il discorso del diciamo di dare semmai poca importanza alle cose veramente importanti che sono altre, quella di predisporre una motoristica diciamo più semplice oppure di dare dei chiarimenti anche sulla motoristica, che molte volte diciamo sono quanti demandate si, alla buona volontà dell'operatore o del dipendente comunale che ti trovi di fronte, non sono diciamo esplicitate o messe in condivisione. Quindi questa cosa qui è una cosa che bisognerebbe un po' diciamo anche sulla falsa riga dei procedimenti in zona sismica, dove ci sono state fatte le associazioni dei comuni, ad esempio Ariano ha 7 comuni con servizio associato per le autorizzazioni sismiche. Si potrebbe fare la stessa cosa per gli sportelli unici, cioè nel senso cercare, e la norma, diciamo, c'è anche già la norma, cioè l'articolo 5 del DPR dice che si può svolgere in servizio associato. Non significa che io levo al comune la possibilità di controllo sul territorio, ma significa che mi adotto un modello che è valido per una serie di comuni, almeno dell'intorno, per facilitare la vita ai professionisti. Cioè questo si potrebbe fare, diciamo, potrebbe essere attuabile. Penso che Avellino con Monteforte, Mercogliano ha fatto l'area vasta, non so se funziona, come funziona, se, però diciamo quello l'intento dovrebbe essere questo. Come del resto Ariano ha fatto adesso un'altra l'area vasta con 29 comuni, l'ha fatto per i fondi europei, però in realtà dovrebbe essere il momento anche per ragionare anche di altre cose, questa dovrebbe essere l'idea. Poi è ovvio che bisogna anche la sensibilità sia la volontà politica, sicuramente questo è sicuro, facciamo finire l'archetto, cosa vuoi dire? Sì, quindi vado veloce, ma c'è proprio perché questi aspetti vado analizzare insieme, sono molto interessanti. Qui abbiamo la parte che la motoristica nazionale lasciava alle varie regioni per quanto riguarda il rispetto di obblighi previsti da normative unicamente regionali. In particolare la Regione Campania lo ha adeguato con la parte relativa al rispetto della normativa in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia. Successivamente poi abbiamo la parte invece relativa ai vincoli, quindi si inizia con quelli sottoposti all'autorizzazione paesaggistica, nel quale bisogna specificare ad esempio se l'intervento non comporta comunque alterazioni dei luoghi, pur essendo quindi sottoposto a tutela, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, oppure nell'eventualità in cui sia soggetto specificare e differenziare casi di lieve entità da quelli invece più di carattere ingente, quindi il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata oppure ordinario. Poi abbiamo invece i beni sottoposti ad eventuale parere della sovrintendenza. Per ognuno di questi vincoli, ovviamente nel caso di immobile sia sottoposto, è possibile o aver già ottenuto l'atto di assenso, quindi allegare gli estremi, oppure allegare la documentazione necessaria a fini del rilascio. Lo stesso dicasi per i beni in area protetta, dove però nel caso in cui gli interventi non comportino alterazioni dei luoghi non è richiesta il rilascio di eventuale parere. Abbiamo poi la parte invece relativa al vincolo idrogeologico, dove gli interventi possono rientrare nel caso di quelli eseguibili senza autorizzazione. L'area definita di conservazione Natura 2000, che sono delle aree individuate dall'Unione Europea per la tutela della biodiversità, nel caso in cui ricada in questo ambito, l'intervento deve essere soggetto a valutazione di incidenza. Poi ci sono le aree soggette a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui il Comune rientri in questo ambito può aver perimetrato le aree a rischio e in tal caso è necessario allegare la valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale.
Nel caso in cui invece il comune sia in un'area di danno ma non ha perimetrato le aree di intervento, in qualunque zona si vada ad operare è richiesto il rilascio di questo parere. Poi ci sono eventuali atti vincoli di tutela ecologica come la fascia di rispetto del procuratore, ci sono gli eventuali vincoli legati all'autorità del bacino, anche questo è una parte specifica relativa alla normativa regionale, i vincoli per l'uso del suolo e delle infrastrutture. Veniamo adesso invece al discorso delle fonti rinnovabili. Qui diciamo, la normativa di riferimento è il cosiddetto decreto rinnovabili, cioè il decreto 28 del 2011. Il decreto fissa degli obblighi di produzione energetica da fonti rinnovabili da rispettare in particolare nelle nuove costruzioni. In particolare, il consumo di acqua calda sanitaria deve essere coperto dal 50% da impianti da fonti rinnovabili e il consumo, la somma del consumo di energia per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento deve diciamo anche in questo caso rispettare una soglia che diciamo, è stata scandita progressivamente nel corso degli anni fino ad arrivare al 1 gennaio 2017 alla copertura del 50%, per cui negli anni precedenti la soglia da rispettare era del 20% fino al 2013, attualmente del 35%. Sono dei limiti che sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici e ridotti invece del 50% per quelli indicati in centri storici. Poi altre norme che possono essere diciamo, contenute in questo decreto sono per esempio quella nel caso in cui si utilizzino pannelli solari o fotovoltaici dell'obbligo di utilizzare componenti aderenti o integrati nei tetti stessi, quindi con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento di falda. Se però diciamo, risulta tecnicamente impossibile ottemperare a questi obblighi, il progettista deve accompagnare il progetto con una relazione dettagliata nella quale dimostri la non fattibilità di tutte le eventuali alternative possibili. Il decreto stabilisce anche una sorta di diciamo, proporzionalità dei titoli autorizzativi necessari per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili a seconda di taglia e potenza degli impianti da realizzare, quindi in maniera quasi diciamo, analoga a quello che avviene con i titoli autorizzativi in edilizia. Si va dalla comunicazione semplice al comune, alla procedura amministrativa semplificata, fino all'autorizzazione unica. Qui troviamo elencati gli interventi per i quali è sufficiente una semplice comunicazione al comune, che sono quelli di carattere più semplice per impianti di dimensioni ridotte. La procedura abilitativa semplificata, che invece sostituisce la DIA, va presentata per questi interventi, quindi per soglie di potenze superiori, fino ad arrivare agli impianti più grandi, in genere quelli di interesse di piccole e medie imprese, per i quali è previsto il procedimento dell'autorizzazione unica, cioè un procedimento unico effettuato nell'ambito di una conferenza dei servizi alle quali partecipano tutte le amministrazioni interessate. Qui abbiamo il regime autorizzativo specifico per la regione Campania, perché al di là della procedura, dei limiti che abbiamo visto a livello nazionale, poi ci sono delle differenze da regione a regione. In Campania i referenti per l'autorizzazione unica sono regione o provincia a seconda dei casi. In particolare per gli impianti di potenza superiore a 1 MW la regione è il referente, mentre invece per gli impianti di dimensioni minori, in genere da una certa soglia fino a 1 MW sono referenti le province. Invece per diciamo, gli interventi per i quali è sufficiente la PAS oppure la comunicazione si fa riferimento al comune. La PAS in effetti ha una procedura simile a quella della denuncia di inizioattività che sostituisce per questo tipo di interventi e va inviata al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. I termini sono però possono essere sospesi nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a un vincolo tutelato dal comune oppure nel caso in cui il vincolo sia tutelato da un altro ente e il comune che convoca una conferenza dei servizi entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia.
Come per la DIA, anche in questo caso è necessario accompagnare il progetto con una relazione tecnica asseverata, in più in questo caso va allegato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete e accettato dal richiedente. Il procedimento ha validità di 3 anni e al termine il tecnico deve presentare un certificato di collaudo. Infine abbiamo la procedura invece richiesta per l'autorizzazione unica. In questo caso l'amministrazione competente comunica l'avvio del procedimento o l'improcedibilità dell'istruttoria entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui questi 15 giorni trascorrano senza l'invio della comunicazione, il procedimento si intende comunque avviato. Nel corso del procedimento il richiedente può presentare anche eventuali modifiche al progetto presentato, purché però non interessino parti che sono già state soggette a, diciamo, a valutazioni da parte degli enti preposti. Da parte sua invece l'amministrazione può richiedere modifiche o integrazioni al progetto e il richiedente ha 30 giorni per apportare queste modifiche, prorogabili in ulteriori 30 giorni se viene riconosciuta una particolare difficoltà, insomma, per esigenze tecniche è possibile prorogare questi tempi. Nel caso poi di impianti fotovoltaici o a biomassa deve comunque essere comunicata entro la riunione conclusiva della conferenza dei servizi la disponibilità del suolo. In ogni caso il procedimento al termine entro un termine di 90 giorni a cui naturalmente vanno sommate le eventuali sospensioni per integrazioni richieste. E quindi abbiamo che è obbligatorio da parte del dirigente la segnalazione all'autorità giudiziaria, questo, però diciamo c'è anche questa possibilità. Andiamo sulla CIA. La CIA, diciamo, in maniera un po' non è un vero e proprio titolo abitativo, diciamo, questo è anche un gioco di parole della norma. In realtà la CIA è una denuncia che fa, una segnalazione che fa il chiunque relativa a CIA e permessi di costruire, che è obbligatorio da parte del dirigente la segnalazione all'autorità giudiziaria, questo, però diciamo c'è anche questa possibilità. Andiamo sulla CIA. La CIA, diciamo, in maniera un po' non è un vero e proprio titolo abitativo, diciamo, questo è anche un gioco di parole della norma. In realtà la CIA è una denuncia che fa, una segnalazione che fa il privato cittadino, e quindi anche qui non siamo tenuti a ostacolare un procedimento amministrativo vero e proprio nei riguardi del cittadino, ma quello che noi dovremmo fare è effettuare una verifica o un controllo, che può essere a campione, io mi immagino nelle grandi città, fare un controllo tutte le CIA possibili, quindi sicuramente faranno un controllo a campione. Diciamo che questo controllo si deve fare entro 30 giorni dalla presentazione. Io ho fatto 3 casi fondamentali. Allora, il primo caso in cui l'ufficio accetta delle carenze documentali e quindi chiede integrazioni, sospende la CIA. Nel momento in cui arrivano le integrazioni, io ho 30 giorni per dire va bene, non va bene, e quindi si conclude il procedimento. Il secondo caso, quando è impossibile eseguire quell'intervento con la CIA, cioè me ne accorgo subito, è inutile che chiedo integrazioni, allora io devo attivare correttamente, anche se questo non è scritto da nessuna parte, l'articolo 10 bis della legge regionale, della legge 241, e dire al punto interessato: attenzione, ci sono questi motivi ostativi, per questo non ti posso accogliere la CIA. Do 10 giorni, il conto interessato può formulare osservazioni. Intanto la CIA lo dice. No, cioè, la CIA è sospesa. No, la CIA è sospesa. No, è sospesa. Nel momento in cui la CIA. Se sono finiti i lavori, poi c'è un'altra cosa. Poi ne parliamo. Ne parliamo. Diciamo che se questo avviene nel termine dei 30 giorni, quindi. Diciamo, sarebbe buona norma da parte dei tecnici presentare una CIA, cercare di fare i lavori, a meno che non si è sicuri, perché ci sono delle opere veramente ridotte, di aspettare almeno i 30 giorni. O almeno accertarsi presso l'ente di dire vabbè, non ci sono problemi, questa cosa si può fare, quindi cominciare a capire come realizzare l'intervento.
Questa è una bella parte, diciamo, di una regola di buonsenso, non norme, di buonsenso. Quello che dicevo, quindi fare l'articolo 10 bis, dopodiché valutare le osservazioni e emettere il provvedimento. Negativo nel caso di diniego, nel caso in cui delle osservazioni emergessero invece delle possibilità di andare avanti con la scia, naturalmente ricomincio i 30 giorni con tutte le integrazioni se il comune vuole chiedere. Il terzo caso è il silenzio assenso. Trascorsi 30 giorni, c'è tutto a posto, tutto bene, tutto normale, ma non è così, attenzione, perché il comune ha sempre la possibilità di verifica e di vigilanza sui lavori. Quindi l'istituto del silenzio assenso, di vigilanza, attenzione, di vigilanza dico nel senso io vengo a vedere che cosa è fatto. È ovvio che non posso chiederti integrazioni formali, non ti posso chiedere integrazioni documentali dopo 30 giorni, ma attenzione, io posso pure dirti questo intervento non andava fatto così, quindi sospendo i lavori e avvio tutte le procedure del caso, sia dal punto di vista sanzionatorio edilizio, sia da un punto di vista penale per la relazione asseverata del tecnico che non era, diciamo, giusta o non era veritiera. Cioè, quindi questo e naturalmente, vabbè, sappiamo che il tecnico deve presentare il collaudo a fine lavori, tutte queste belle cose, e ricordatevi, la mancata presentazione del collaudo equivale alla sanzione amministrativa di 516 euro. Cioè, non è che non si scherza su questo, e quindi è responsabilità diretta del tecnico, non è tanto del committente in questo caso. Allora, le criticità sono le stesse della CILA, con l'unica differenza che in questo caso dobbiamo stare attenti anche alla categoria di intervento edilizio, perché attenzione, la CIA ha ampliato una serie di possibilità di intervenire, tipo anche la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con diversa sagoma. Questo intervento edilizio nel DPR 380 è sottoposto a permesso di costruire e a sanzioni penali. Non significa che io presento la CIA e faccio qualche cosa, tra virgolette, con la CIA che non potrei fare, e quindi c'è solo una sanzione amministrativa, perché il 380 dice che per la CIA c'è una sanzione amministrativa. Non è così, perché restano ferme per le categorie di intervento previste nel 380 le sanzioni penali. Quindi state attenti anche a questo, non è che io presento la CIA e dico vabbè tanto al massimo prendo una sanzione penale, oppure prendo una sanzione amministrativa e poi la sanzione penale sulla dichiarazione, cioè non è così. Se il titolo edilizio è sottoposto a permesso di trasformazione o il DPR 380 dice che per quei titoli ci vuole il permesso di costruire, come lo dice l'articolo 10, sono sottoposti a sanzione penale. Quindi state attenti anche a questo, perché molte volte non per permesso di costruire per qualsiasi cosa stiamo. No! È così, no, non è in queste condizioni. Non è così, io voglio. Lo so che forse sono un po' troppo diretto, cioè, però no, sono un po' troppo diretto, ma lo dico perché molte volte si firmano documenti con superficialità. E fin quando tutto va bene, va bene. Poi quando c'è un accertamento diventano problematiche queste cose, difficile anche superare, anche da parte dell'ufficio superare delle cose. Capendo anche la buona fede del tecnico, è difficile superare queste cose, mi spiego. Quindi questo voglio, per questo dico state attenti, e io vi consiglio non svendete la professione, perché molte volte ci sono molti che svendono, dice vabbè tanto, deve fare quattro carte, deve mettere una firma, cioè non è così, ecco, molte volte la nostra professione è molto date ultime quattro carte. Giusto. Scusate, ma se si presenta una scia sì. e si richiede una copia conforme, sì. è automatico che la pratica è stata validata e quindi è no. No, perché sulla scia non c'è nessun tipo di rilascio da parte dell'ente. C'è nessun rilascio. Il controllo è 30 giorni. Non c'è rilascio. Se si richiede una copia, non significa che è stata guardata. No. Ci sono 30 giorni di consistenza assenso. Significa che dopo 30 giorni io posso solo fare verifiche sulla veridicità di quello che è contenuto nella scia e se quell'intervento si poteva fare così, come vigilanza edilizio e manuale. La responsabilità dell'ufficio qual è a questo punto? È giusto per capire.
la responsabilità dell'ufficio qual è? Stiamo liberando gli uffici, ma l'idea è quella, la semplificazione è quella, liberare gli uffici, la tutta la responsabilità. E nel momento in cui questa impresa esecutrice fallisce, che devo fare? Che devo fare? Devo comunicare una nuova impresa. Allora, andiamo un po' sulle sanzioni, perché sulle sanzioni qui ci sta un po' di, diciamo, di confusione anche da parte delle tecnici. Fermo restando il discorso che ha detto la dottoressa, l'architetto Granato sul 516 euro, quindi l'accertamento di conformità della SCIA che esiste come permesso di costruire, ci sono tutta una serie di sanzioni che, diciamo, non sono, molte volte non sono comprese dai tecnici esterni. Cioè, in realtà è questo: tutte le realizzazioni degli interventi in assenza di SCIA sono sanzionate con una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, con un minimo di 516 euro. Quindi non è detto che sia 516 euro come semplice, mettiamo 516 euro e ci mettiamo a posto, non è così. È solo nell'ultimo caso dell'accertamento di conformità che, diciamo. E poi ci sono anche altre sanzioni che di solito diciamo, non sono mai applicate, perché la maggior parte delle volte sulle zone vincolate i tecnici sono molto attenti, quindi è difficile trovare queste sanzioni da 516 a 10.000 euro, insomma sono abbastanza, no, 10.000 non sono vincolate, da 516 a 10.000 euro applicate dalla sovrintendenza. E poi c'è un discorso di una sanzione anche per gli immobili non vincolati in zona A, e quindi anche qui viene applicata una sanzione pecuniaria dal dirigente dell'ufficio tecnico, sempre sentita la sovrintendenza. La sovrintendenza non può neanche esprimersi da questo punto di vista, però nello stesso tempo il dirigente comunque deve motivare se diciamo, va a combinare la sanzione o non la va a combinare. Quindi non è detto che in zona A, diceva bene, in zona A non è vincolata i soldi 516 euro, non è così, cioè dovrebbe essere motivata, e queste sono responsabilità dell'ufficio tecnico. Quindi, ma non si applicano le sanzioni, la determinazione delle sanzioni è responsabilità dell'ufficio. Vabbè, lasciamo perdere poi il discorso di tutta la parte relativa agli ordini di urbanizzazione che dovrebbero essere comunque predisposti e controfirmati dai tecnici per quanto riguarda le SCIA, quindi l'ufficio tecnico dovrebbe fare solo un'azione di controllo, cosa che difficilmente avviene perché nella maggior parte dei casi i calcoli sono direttamente fatti dall'ufficio tecnico. Andiamo al permesso di costruzione. Poi parliamo, poi se vi segnate qualche domanda così poi nello specifico. Per quanto riguarda il permesso di costruire, diciamo, oltre a tutti gli interventi di nuova costruzione, c'è anche una serie di interventi che molte volte non vengono presi in considerazione dai tecnici, gli interventi di trasformazione del territorio. Cioè, ipoteticamente, se io ho un territorio agricolo, faccio un piazzale per vendita, cioè quell'intervento è soggetto a permesso di costruire, anche se non c'è neanche un centimetro quadrato di calcestruzzo, anche se non ci sono altre attività di razza, perché è comunque una trasformazione rilevante del territorio. Questa cosa qua è un po' da capire, un po' indigesta, però per tutta è così. E naturalmente con tutte le problematiche relative. E quindi io ho parlato di trasformazione edilizia e urbanistica rilevante del territorio. Allora, sull'iter, naturalmente qui siete più esperti di me, arriva il permesso di costruire, noi entro 10 giorni nominiamo il responsabile del procedimento, entro 60 giorni provvediamo a fare
praticamente la relazione istruttoria con il responsabile del procedimento, la relazione viene trasmessa al dirigente, il dirigente ha 30 giorni per emettere il provvedimento o per dare il diniego, naturalmente se nel caso in cui si discosta dalla relazione istruttoria deve motivarlo in maniera diciamo puntuale perché non accetta il permesso di costruire. Quindi abbiamo il, e ho fatto anche qui dei casi, c'è il primo caso. Il primo caso è questo, fermo restando comunque il responsabile del procedimento, faccio l'istruttore, mi accorgo nei 60 giorni non mi sono arrivati tutti gli atti di assenso da parte degli enti, naturalmente che ho richiesto nel momento in cui mi è stato richiesto il permesso di costruire, perché voi mettete tutte quelle belle crocettine sulle, se ci vuole il vincolo sociologico, se ci vuole. Allora a questo punto devo convocare la conferenza dei servizi e quindi chiedere agli enti naturalmente di esprimere, esprimersi sul permesso di costruire anche la conferenza dei servizi. E in caso di parere negativo, gli enti comunicarlo ai contro interessati entro 5 giorni, sempre ai sensi della legge 240. Nel momento in cui acquisiti i pareri, poi se è negativo concludo con l'articolo 10 bis, se è positivo naturalmente rilascio il permesso. Secondo caso, nel momento in cui mi accorgo che le opere non possono essere eseguite perché sono inadeguate, non sono conformi allo strumento urbanistico, devo fare il solito procedimento, comunico i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis, do i 10 giorni, valuto le osservazioni, se le osservazioni sono pertinenti e sono accoglibili, riattivo il procedimento, altrimenti emetto il diritto e poi può essere impugnato nelle modalità di legge, TAR. Poi c'è il terzo caso, il silenzio assenso, trascorsi 90 giorni senza nessun tipo di comunicazione da parte dell'ente, ci si può avvalere dell'istituto di silenzio assenso, però anche in questo caso il silenzio assenso, come nel caso della scia, non rende immune il tecnico o sana tutto, in realtà ci sono sempre le verifiche e controlli da parte dell'ente, quindi io diciamo che nel mio consiglio è quello di non mai di avvalersi mai del silenzio assenso, cioè è un istituto un po' diciamo pericoloso, perché fermo restando che poi è ovvio che noi abbiamo la responsabilità procedimentale, perché oggi con l'anticorruzione è diventata una cosa impossibile, cioè se io non riesco a rilasciare una pratica in 90 giorni ipoteticamente potrei essere anche passivo di omissione di atti d'ufficio e di tutta una serie di azioni, quello che si diceva per quanto riguarda la trasparenza e la corruzione, quindi non è proprio una cosa semplice. I nostri stessi atti sono... Allora, la maggiore criticità che dico io è sempre l'acquisizione dei pareri, perché le conferenze dei servizi è un istituto che non ha avuto molto successo e si vede anche dalle varie norme che il legislatore ha fatto, siamo arrivati al 14, sì. Non so quante volte l'ha modificato, cioè potrebbe diventare una legge l'articolo 14 della 240. Capitato sui 15. Quindi voglio dire, quindi la conferenza del vizio istituto insomma che andrebbe un po' rivisto e riformato, perché non ha funzionato, diciamo così, non ha funzionato. Molti comuni si stanno attrezzando da questo punto di vista, devo dire, pure noi stiamo cercando di capire su alcune aree importanti da un punto di vista diciamo di sviluppo, tipo voglio dire le aree VIP o le aree di piani di lottizzazione o piani di recupero, per dire, ci si potrebbe attrezzare con un discorso diverso, nel senso di andare preliminarmente a prendere i pareri e quindi facilitare il privato a presentare la pratica con gli appareri, cioè se siete attini a quello che dice il piano, quindi a quella tipologia edilizia, non devi acquisire nessun parere, quindi non stiamo cercando di fare per il PIP di Ariano questo, cioè perché nel PIP di Ariano abbiamo il vincolo archeologico, perché c'è il Reggio d'Ottone, abbiamo il vincolo della sovrintendenza, come l'hanno fatto, questo voglio dire, non andiamo nel merito come l'hanno fatto, cioè abbiamo un sacco di problematiche su questo per il 1980.
80 forse non c'era neanche questa attenzione, perché il vincolo è venuto nel 1991, il vincolo archeologico del PIP. Però voglio dire, per dire, oggi un imprenditore che deve presentare una pratica nel PIP si trova a combattere con la sovrintendenza archeologica, con la sovrintendenza paesaggistica, perché il vincolo archeologico è sottoposto al parere paesaggistico, perché la lettera M dell'articolo, eccetera, eccetera. Si trova con il vincolo della geologia, si trova con il vincolo dell'autorità del bacino, perché tra parentesi anche un'altra cosa, il PIP italiano è separato da due autorità del bacino, quindi c'è l'autorità del bacino Puglia e l'autorità del bacino Lirica Agliano Puglia, quindi con due discipline diverse. Quindi voglio dire, ci sono una serie. Allora, questo stiamo cercando di rivisitare il PIP, fare il PIP con naturalmente una serie di prescrizioni e quindi acquisite preliminarmente sul piano i pareri per facilitare e dire se tu ti attieni a queste indicazioni non devi chiedere i pareri perché già sono acquisiti all'interno del piano. Questo è diciamo il metodo per cercare di evitare le conferenze di servizio e farle solo per alcuni interventi rilevanti che lì non possiamo, esempio come sono il discorso dell'eolico, diciamo le conferenze del PIS, diciamo, le abbiamo conosciute in campagna forse solo per le autorizzazioni comuni dell'eolico. Non so quando ne ho fatte, io c'è cioè, l'Aianco, con anche lì con scarsi risultati di tempo, 180 giorni sono diventati 1800 giorni, vuol dire. Quindi andiamo sulla sanabilità. Allora, qui, oltre all'articolo 36, che penso che conosciate bene, l'accertamento di conformità, nel momento in cui doppia conformità, diciamo, l'intervento era conforme allo strumento urbanistico vigente al momento dell'abuso e conforme all'attuale strumento urbanistico, si può chiedere l'accertamento di conformità, naturalmente con l'appagamento del doppio degli oneri, che diciamo l'operazione farà il doppio del contributo di costruzione, nel caso di gratuità del contributo una sulla volta. Poi ci sono altri articoli, che il 33 naturalmente con gli interventi di strutturazione edilizia, e questi si applica sia il permesso di costruire sia la scia in totale difformità, e quindi qui c'è l'applicazione del doppio del valore venale dell'immobile, dell'aumento di valore venale dell'immobile. Per l'uso residenziale si calcola sul costo di produzione, invece per quanto riguarda l'uso non residenziale si calcola con la stima da parte dell'agenzia del territorio. Idem per quanto riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità, che non possono essere demoliti senza pregiudicare la parte, diciamo, legittima. In questo caso anche qui si applica il doppio del valore venale. Per quanto riguarda la residenza, il costo di costruzione. Per quanto riguarda invece, diciamo, gli altri tipi di utilizzi, il valore penale vero e proprio calcolato dall'agenzia del territorio. Una cosa su cui volevo soffermarmi è sull'articolo 38, che sono degli interventi eseguiti in base al permesso di costruire annullato. Perché questo articolo 38, diciamo, uno vede che è poco conosciuto, cioè nel senso non tutti, però è molto, diciamo, in questi anni, diciamo, tra virgolette, è molto, potrebbe essere utilizzato per risolvere delle problematiche serie, perché ci troviamo molte volte di fronte a cause che sono intervenute dopo decenni da parte del TAR e hanno dichiarato nulli alcuni permessi di costruire. E mi riferisco adesso con il Comune di Avellino, con tutta quella questione, eccetera, eccetera. E potrebbe essere un modo per, diciamo, tra virgolette, salvaguardare il costruito. È ovvio che è oneroso, perché anche qui c'è il doppio del valore renale. Però è importante l'articolo 39, perché sotto aspetto normativo parrebbe che surrovi l'articolo 37. Però l'articolo 37 è una fiscalizzazione, cioè praticamente io non ho fatto una fabbricata, ovviamente devo dire che ho fabbricato una campata di pilastri che mi creano problemi all'interno fabbricato e non lo demolisco. L'ho fiscalizzato, quello significa che sotto aspetto pratico non è mai sanato. L'articolo 38 è riparato l'articolo 36, importantissimo. Lo sanno, questo è importantissimo, infatti che molti, cioè sanato, diventa a tutti gli effetti di nuovo valido quel titolo. Quindi supera
è una sorta di condono aperto. Cioè, ovviamente ci sono dei casi, il caso di Canta d'Architetto, dopo 20 anni, perché il problema fondamentale, dopo 20 anni che è giudicata la sentenza, l'ente deve dimostrare che ci sono tutto l'interesse pubblico a demolire quella cosa, perché ho cominciato a gli fare la piazza. Siccome non è sempre dimostrabile. È in realtà, chissà quando si cioè. Poi andiamo un po' sull'agibilità. Vabbè, sull'iter dell'agibilità io... vabbè, diciamo che l'iter dell'agibilità è lo stesso sostanzialmente del permesso di costruire, ti spiego meglio. I tempi sono ridotti, però in realtà io dovrei comunicare sempre il responsabile del procedimento, cosa che non viene fatta sempre. Non viene fatta sempre. Però in realtà dovrei comunicarlo, perché è un procedimento di parte. Cioè viene naturalmente richiesta l'agibilità, quindi dovrei comunicare il procedimento, fare l'istruttore, interrompere i termini, oppure chiedere integrazione, oppure terminare il procedimento con il diniego e con tutto quello che ne deriva, oppure con la rilascio dell'agibilità. Attenzione che già è stata introdotta l'autocertificazione dell'agibilità, però in maniera insomma un po' diciamo leggera. Non si è capito, cioè, se non lo faccio così però lo posso fare così, però non si è capito se poi devo rilasciare il titolo o non lo devo rilasciare il titolo, perché dice se non lo chiedi mi puoi dare la dichiarazione del direttore dei lavori che mi dice questo, mi puoi presentare tutta la documentazione come d'agibilità. E poi io devo rilasciarti il titolo oppure quella vale d'agibilità, non si è capito perché la legge su questo è diventata pubblica. Forse ci sarà questo decreto semplificazione che almeno mette un punto fermo, perché oggi siamo di fronte a questa problematica. Giustamente dice poi io devo rilasciarti il titolo, non te lo devo rilasciare. Ti devo far pagare i diritti di istruttore, non te li devo far pagare, perché che istruttore faccio se mi viene la dichiarazione? Dico, quindi è un problema, cioè, quindi l'autocertificazione c'è. Io dico come questa cosa dell'agibilità mi sembra l'unica cosa che potrebbe funzionare come autocertificazione. In realtà funziona in molte regioni già, quindi non è una novità, cioè, funziona in Toscana dal 2001, funziona in Emilia penso pure dal 2000-2001, in Friuli Venezia Giulia addirittura dal 1998, quindi funzionano, cioè funzionano, perché voglio dire alla fine il problema è andare un po' a calibrare questa cosa che è importante. Per esempio io ho lavorato anche in Friuli, mi ricordo in Friuli sulle attività produttive superiori a 2000 metri quadrati c'era il sopralluogo obbligatorio e mi sembra opportuno farlo. Questo problema di calibrare, il legislatore molte volte non si cala sulla realtà e quindi cioè fa praticamente una norma, però non capisce quali potrebbero essere le difficoltà. Il discorso di dire vado a dare più importanza a delle cose importanti che sono le attività produttive mi sembra normale, in sopralluogo, anche per una questione anche di legittimo affidamento del privato. Cioè, molte volte il privato è tranquillo che ha fatto tutto, però non ha mai la certezza di una... cioè come del resto fanno i vigili del fuoco, i vigili del fuoco fanno il sopralluogo. Adesso non più. No, con la scia di meno, però diciamo che fanno i sopralluoghi. Però voglio dire, quella è una garanzia per chi opera, io penso, che non sia una difficoltà. Molti la vedono come difficoltà, io penso che sia una garanzia per chi opera, una garanzia di certezza che ho fatto le cose bene, quindi sono... anche se succede qualcosa è comunque relativa alla responsabilità e anche diciamo il danno che io produco all'altra parte, perché comunque in qualche modo mi sono attivato per ottemperare a tutto quello che mi dice la norma. Quindi cosa importante anche questo, molti vengono al comune e dicono ma io ho l'agibilità di questo edificio,
il rilascio del certificato di agibilità non preclude la dichiarazione di agibilità per intervenute cause. Quindi questa è una cosa importantissima, perché molti dicono, ma io ho l'agibilità di questa cosa, io ho l'attività commerciale dal 1930, non è così. Sì, infatti questo voglio dire, però molte volte c'è anche questa. La maggior parte dei casi, poi vi trovate anche di fuori, a me non è capitato questo nel mio comune, che le agibilità rilasciate negli anni 60-70, la maggior parte di quelle erano solo su pareri igienico-sanitari, cioè non ci stava un accertamento tecnico. No, ma addirittura c'era il sindaco che faceva, il sindaco che faceva un pareri igienico-sanitari, cioè praticamente i tecnici stavano bene a peso per gli altri aspetti, addirittura non c'era neanche richiamo del collaudo, sì, pure negli anni 70. Così come le destinazioni d'uso per uso commerciale o altro sono cartuscelle, ma per questo risultano ancora abitazioni. Sì, 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 per questo poi ci sta un discorso di allineamento. Io volevo solo dirvi, prima di rilasciarvi lo spazio a, poi a tutti i presenti e a tutte le domande, di fare attenzione a questo discorso relativo ai titoli edilizi che si formano ai sensi del DPR 160. Perché questa cosa non è digerita, non nel senso che chiunque fa un'attività produttiva deve presentare la pratica edilizia tramite il SUAP. È il SUAP che poi trasferisce tutta la documentazione al SUE e acquisisce il parere del SUE per quanto riguarda l'aspetto edilizio. E tutti gli altri pareri per quanto riguarda l'aspetto di esercizio dell'attività e di altri. Quindi questa cosa qui non è molto chiara. In realtà non si può fare diversamente, altrimenti si rischia anche nelle legittimità del titolo. Poi è ovvio che ci sono vari tipi di legittimità, bisogna vedere che cosa. Quindi questo è importante, vorrei soffermatevi su questo e anche sull'opportunità che vi dà il DPR 160, perché l'opportunità anche di fare delle procedure semplificate per variare degli strumenti urbanistici, l'articolo 8, insomma ci sono delle possibilità che molte volte non vengono colte, che invece sono possibili. Quindi su questo, da parte nostra, per tornare come ufficio tecnico, dico solo questo, poi lascio anche la parola al collega. Il problema principale è il rapporto con gli enti, con gli altri enti, perché molte volte, non i vigili del fuoco, parlo dell'ASLO, parlo di altri enti, non sono ancora allineati sul discorso dello sportello unico, quindi comunque continuano a dare pareri a destra e manca a chi glieli chiede, e non è così, e con gli uffici interni, e questo è un problema nostro, perché molte volte arriva lo sportello unico e manda all'ufficio tecnico e dice per il parere di vostra competenza, quale? C'è quello edilizio, c'è quello relativo alle fognature, c'è quello relativo all'ambiente, c'è quello relativo alla visitazione paesaggistica, cioè, voglio dire, molte volte è questo il. Quindi bisogna lavorare un po' tutti insieme, dico, voi dovete avere pazienza, noi dovremmo avere la capacità di allinearci, che molte volte non lo facciamo, poi c'è il problema anche di strumenti dell'amministrazione, molte volte non abbiamo strumenti adatti per trasmettere tutto telematicamente, cioè ci sono alcune caselle di posta elettronica degli enti che non accettano allegati più di 10.000, cioè quindi tutte queste problematicità, queste criticità è ovvio che si superano solo con il tempo e con il lavoro da parte vostra e da parte nostra di venirci pure incontro. Molte volte si chiede portami una copia cartacea, ma si chiede non perché si deve appesantire il procedimento, molte volte anche per dire no, molte volte si chiede la copia cartacea, no, la copia cartacea ulteriore, dico ulteriore, per cercare di acquisire i vari tempi più brevi, quindi ci vuole un po' di pazienza anche da parte vostra. Prego. No, non ti preoccupare, posso rimanere meglio così? No, senza, vado molto meglio senza. Allora, io vorrei fare una piccola premessa. Innanzitutto, ormai abbiamo capito quali possono essere le strade da intraprendere a seconda dei tipi di intervento che vogliamo fare. La premessa era questa qua. Perché è capitato al mio comune
cioè praticamente mi sono visto recapitare istanze finalizzate alla cultura della cipria. Fatta un incendio, quindi è un'altra istanza, fortunatamente qua il collega, perché era giovane, anche se accompagnato da un ingegnere, l'ha fatta prima a voce, prima di formalizzare. La scia, la via, non si voltura. Voltura, solo il permesso di costruire si voltura, cioè praticamente le autorizzazioni, anche amministrativo, qual è il permesso? Ma la scia, la via, che sono atti autoreferenziali, che di voltura, di voltura niente. Un po' oltre la dichiarazione di un'altra persona. Detto questo qua, vi dico questo perché mi è capitato, magari appunto gli arriviamo nel mai capito. Quindi siamo. Poi detto anche, anche le proroghe sì. delle scie, mi è capitato anche della richiesta di proroga. Si presenta una nuova scia, una nuova dia. Dopo 3 anni. Esatto. Poi praticamente il discorso l'edilizia è una materia molto difficile da digerire per un semplice motivo. In verità anche poche leggi, se la andiamo ad analizzare, forse non arriviamo a 10 leggi che regolano l'edilizia, però purtroppo ci troviamo molte volte che nell'ambito della stessa legge un articolo che dice il contrario di quello che te l'ha detto dall'articolo precedente. Per dirne una, la legge regionale 14 dell'81, 82, scusami, praticamente per ciò che riguardava il rilascio delle concessioni edilizie in zone agricole, praticamente, ma come era di una semplicità così, bella, estrema, si rilascia, cioè, nel titolo abilitativo di la concessione edilizia all'imprenditore agricolo o al coltivatore di legno. Il problema non era là, era il comma successivo che diceva che era equiparato al venditore agricolo e coltivatore di vietto che aveva fatto la marina abissina e tutta la serie finale praticamente arrivare al direttore di banca se l'ha andata a leggere. Detto questo, poi bisogna aggiungere un'altra cosa, che alle 10 leggi dovete considerare circa 1500 sentenze a vario titolo, dal tribunale amministrativo ai tribunali penali. Dico questo perché l'architetto mi ha fatto la lettura dell'articolo 36 che tutti quanti conoscete, che poi l'altro non è che nel vecchio articolo 13 c'erano 785. Sì, ma per 20 anni la famosissima sanatoria giudice prudenziale, che non è che l'avete fatta voi, l'abbiamo fatta noi da questa parte del... No, l'hanno fatta i magistrati. Salvo che dopo circa 20 anni, nel 2013, un consiglio di Stato ha detto ma che cosa abbiamo detto? Perché l'hanno detto loro. E come dire, chi ha fatto, chi non ha fatto, non ha fatto. Quindi attenzione all'articolo 36. Nel mio comune mi è capitato di applicare come si chiama? Tra richiami di TAR e compagnia bella, però attenzione a questo fatto qua. Detto questo, voglio rispondere ai colleghi di Solofra a proposito dell'autorizzazione sismica per la scia, visto che è un atto che si formalizza nell'immediato, cioè la presentazione, è chiaro, sarebbe il caso di presentarla. Nel permesso di costruire, allora abbiamo dato una risposta perché il problema è questo: dal 2001 il Comune di Monteforte tiene un regolamento che prevede che tale autorizzazione sia esibita prima del rilascio del permesso di costruire. Lo teniamo una questione regolamentare la nostra. Una questione regolamentare che tra l'altro. È contraddittorio con il DPR 180 perché. DPR parla di inizio dei lavori, cioè sì. se io intendo fare un fabbricato e poi entro un anno non me lo ritiro il PDC, perché non mi vengo più verificato. La questione è che nel 2001 c'è il regime del deposito. Però il committente deve pagare oggi calcolatore. No, deve anche pagare i danni all'impresa costruttrice perché deve intervenire anche l'impresa che si deve sottoscrivere. Mentre cosa diversa a prescindere dai regolamenti su quelle imprese, è chiaro che l'atto che va fatto, altrimenti è il contratto.
dovreste fare. Poi piano non è per mancato utile, perché dice tu mi hai detto che io dovevo fare il fabbricato, dopo tu non lo vuoi fare più e mi paghi il mancato utile. Allora, cioè, quindi è un danno no, economico. Quindi con lei, se tu vuoi fare un deforte, parte dall'idea che Stefano fabbricata la famiglia. All'inizio siamo no, c'è stata anche la diatriba con lo stesso genio civile. Ma il genio civile che dice? Il genio civile ti chiede il titolo autorizzativo, che comunque con deforte non teneva. Alla fine abbiamo raggiunto la cosa, il numero di protocollo, quindi siamo andati a Montefortino, nel momento in cui è chiaro che arriva la famosa lettera che va tutto a posto, vi dovete soltanto ritirare il permesso di costruire, andate al genio civile, fate l'autorizzazione civile, già sa che la Montefortino non vuol chiedere il numero di protocollo di inoltre della istanza. Quindi a noi abbiamo questa lettera. Cosa? Superare il proprio comune di Monteforte è un atto che, vi ripeto, tranne per le opere pubbliche dove si esibiti all'inizio dei lavori. Tranne per le opere pubbliche che altrimenti non potesse fare nemmeno il contratto. Potessi qualche collega sia anche titolare di invece e tutto, per questo. Per quanto facciamo? Cosa? Quindi... Però ci sono delle contraddizioni. Ma il problema è sapere da voi, avete detto qual era il motivo. No, non torno, non lo chiedo. Ma solo quando diceva che la questione perché i colleghi del Comune di Solofu non vogliono, vogliono problemi con il comandante della stazione dei Carabinieri. Il comandante dei Carabinieri non è che ha lo so. Questo si può. Evidentemente avevano avuto qualche caso in cui ha avuto da sindacato sta cosa, il comandante dei Carabinieri, non lo so. È uno che... Comunque il problema principale non mi pongo sulle nuove costruzioni perché bene o male, diciamo, è solo un aspetto procedurale. Io me ne pongo sulle sanatorie questo problema. Sulle sanatorie? Vedo perfettamente. Sì, perché l'opera è organizzata. Quando c'è una certa media di conformità, sì, sì, l'articolo 36, il deposito genitivo quando lo faccio? Perché la sanatoria certifica se lo, se lo faccio prima del titolo... I requisiti di sicurezza. Io questo detto perfettamente. No, 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 ma se lo faccio prima del titolo, mi arrivano 10 denunce alla procura della Repubblica, a tutti. Mi spiego. Perché il genio civile dice no. Io non ho il titolo, quindi ti faccio la denuncia su questa sanatoria, però la vuoi fare, cioè però devi comunque esibire il titolo al giro civile, allora loro fanno la sanatoria sul titolo. La stessa abilitazione la fanno siamo in procura. No, la fanno, non è del capitale di legge. No, però la fanno, aspetta, la fanno, però la fanno col titolo allegato. Quindi nel momento in cui la fanno col titolo allegato, la procura sospende ai sensi dell'articolo 44 del procedimento. Nel momento in cui c'è il titolo, archivia e quindi non apre il procedimento. Allora il problema è questo, quello lì è un problema serio, perché ogni comune poi va in un modo diverso, perché ancora non c'è una... Ma sulla nuova costruzione ieri non mi preoccuperei troppo per semplice motivo, perché anche nel caso di Monteforte che dice io la rilascio, nel momento in cui ci sono tutte le condizioni, non si sa che il permesso sta lì, al massimo è quello di dire al comune di Monteforte attenzione me la ritiro quando ho l'autorizzazione, quindi chiede di sospendere il procedimento di parte. Il comune sta a posto perché non ha più problemi di termini e deve ritirare il permesso di costruire quando c'è l'autorizzazione fisica, giusto? Mi sembra che non sia un particolare, non penso che sia un grosso problema, c'è un regolamento suo. Su altri comuni, a 2 chilometri. Sì, ho capito. Ma ha detto qual è il problema. Il problema suo, il problema di natura regolamentare. Cioè c'è un regolamento che dice una cosa. Invece parrebbe che il comune dove tratta si proprio. Se vogliamo fare, volete fare una serie di domande, se mai a posto di fare un dialogo facciamo, rispondiamo poi su questa serie di domande. Cosa sapete? La nostra è regolamentare. Non conviene fare le domande, che ogni comune si comporta in modo diverso. No, ma non è diretto delle cose, ma non è l'aspetto. Io dico la domanda non serve sull'aspetto specifico, ma sull'aspetto generale, cioè non è l'aspetto specifico, quella è la regola.
Scusa, posso iniziare? Sì, c'è un voglio dire, anche un dubbio sull'applicazione di una sequenza. Allora ci siamo, noi pensavamo sull'Inter. No. Scusate, allora c'è un grosso problema di Milano, quello della Cina d'Italia, andiamo un attimo. Io ho affrontato questo problema, ho risolto uno con Michelino, l'altro non riesco a risolvere da 3 anni, tutto finito. Se avete le ciocchiette della divisione della Santa, questo fabbricato, nessuno, allora in questo fabbricato c'erano diversi negozi, parrucchiere, eccetera, eccetera, che operavano in modo. Allora volevo fare una domanda circa l'agibilità o abitabilità. Ma che vecchio fabbricato? I fabbricati dei poste bellum. Cioè, sono proprio costruiti praticamente nel 1958 anche. Prima del 60, no, ci sono fabbricati prima del 60. Allora questi fabbricati praticamente fino a pochi anni prima, cioè fino a pochi anni fa, c'erano negozi di parrucchieri, vari negozi, poi sono state fatte le ristrutturazioni. Chi subentra mi chiesto l'agibilità. Chi subentra il ruolo l'agibilità. In un palazzo ho trovato, facendo ricerche da investigatore, l'amministratore che aveva questo titolo. Con questo titolo chiaramente ho risolto il problema, ho fatto circa di economia statica, recuperato, eccetera, eccetera. Su un altro fabbricato invece non trovo niente. Per fare un'operazione del genere, su tutto il fabbricato i costi sono pazzeschi. Con il discorso Maria sempre questa cosa no, sempre che venga superata. Però attualmente non ci sono altre forme di. Se tu gli autocertifichi che questo è fabbricato, ma lo faranno degli ingegneri che hanno fatto 90 anni, questo è la questione, con l'ossigeno, con la bomba dell'ossigeno. Quindi in questo momento la situazione è digitalizzata. Vediamo, vuole fare un'altra domanda. Scusate, ma dopo il terremoto dell'80 ho fatto un sopralluogo dagli enti, genere civile, qualcosa d'altro. I vigili del fuoco, quindi dovrebbero rilasciare loro il certificato di stabilità. Come hanno fatto a dire che le persone potevano entrare nelle case? Per quale motivo noi tecnici dobbiamo prenderci la responsabilità? Cioè, questa è la nostra colpa che continuiamo a fare i certificati prendendoci delle responsabilità su questa cosa. Beh, ma non possiamo dare una soluzione sempre all'italiana maniera, sembra che sia assurdo. Il fatto della Siria, per quanto riguarda l'impresa che abbandona il lavoro, finendo il lavoro, però non mi porta le certificazioni, insegne di HSM e poi non mi porta allo sbattimento dei rifiuti. Io che cosa devo fare? Posso chiudere il lavoro, non posso chiudere? Vabbè. Poi andiamo a vedere. Ok, così almeno poi. Sì, sì. No, io mi sono assentato un attimo, non so se avete detto il cambio di destinazione, sì. Qual è la, cioè quando si può chiedere la scia e quando si chiede il permesso di costruire. Vabbè. Il cambio di destinazione d'uso di locazione. Sì. Facciamo questo blocco allora. No, partiamo quello dell'agibilità. Questa qua vi devo dire la verità, ieri me la sono studiata di nuovo. Che è una cosa difficile, non è una cosa semplice. Perché mi capita spesso questa cosa? Allora, il problema è questo. Gli edifici che sono stati costruiti prima sostanzialmente in Campania della 1431, per intenderci, prima della legge del post sismo 62, è un problema serio, un problema serissimo, perché quelli in cemento armato hanno un deposito, dovrebbero avere un deposito presso la prefettura di Ravenna. Quelli là in muratura è una cosa proprio curata. Allora, fin quando la muratura, sapendo che sono edifici di semplice, diciamo, non complessi, sicuramente si può
andare con l'idoneità statica e quindi a quel punto, voglio dire, anche da un punto di vista di responsabilità sono relativo, perché bene o male un tecnico esperto riesce a capire un edificio di due piani, se c'ha, naturalmente se idoneo staticamente al momento in cui è stato costruito, è ovvio, ad oggi. Dopo l'altro si ci il discorso è più invece per quelli in cementato. Mi sembra di capire questi edifici di grande, cioè che sono anche in cemento armato. Qui l'unico modo è quello là di reperire la documentazione presso la prefettura quanto è possibile, altrimenti bisogna comunque fare delle indagini anche non invasive, o delle indagini, cioè, almeno per assicurarsi di quello che si firma. Lasciamo perdere un po' la firma uno di 90 anni, però delle indagini fare, e oggi ci sono delle modalità anche di indagini non invasive dove si può stabilire se almeno quell'edificio al momento in cui è stato costruito aveva i requisiti minimi per resistere alle azioni. È ovvio che io lo farei, cioè se fossi incaricato da un esterno direi benissimo, visto che ci sono tot edifici, tot unità immobiliari, si possono anche avere l'onere di pagare un costo modesto. Ma questo è un modello, un edificio di questo complesso di 80.000 euro il costo. Ma è tanto. Tra opere, no, tra le linee e opere da farsi. Vabbè, ma non avrà farsi perché mi adeguato, ma io non ti parlo di adeguamento, io parlo solo di dire che al momento in cui è stato costruito era conforme alle norme di buona, perché allora non c'era neanche la norma esistente, poi c'erano le famose norme di buona costruzione, e quindi naturalmente con infatti nei contratti c'è scritto che sono state osservate le norme di buona costruzione, quindi voglio dire alla fine io lo farei comunque questi costi, i costi di adeguamento è ovvio che tu le fai. I costi di analisi posso dire di no, io sto facendo le analisi sui solai del comune dell'NP, adesso c'è Pino qua, abbiamo fatto una gara, otto scuole, ho fatto una gara a 36.000 euro per fare le indagini sui solai, indagini diagnostiche, cioè sugli edifici, per capire qual è la situazione, cioè ci daranno solo una fotografia, naturalmente è quella che serve al tecnico per dire idoneo o non idoneo staticamente, è ovvio, non può dire adeguato, ma per dire idoneità questo è. Quindi io penso che con un edificio medio con 10-15.000 euro si fanno queste cose. Poi è ovvio che bisogna vedere anche chi le fa, come le fa, come le può fare, il grado di approfondimento, l'importanza dell'edificio, l'importanza delle funzioni che ospita, che è ovvio che se ospita residenza, qualche attività commerciale, se ospita delle funzioni più importanti, io ci farei più cauto, cioè voglio dire, alla fine bisogna sempre vedere dal grado pure di funzioni che ospita l'edificio, però ripeto. Questo è un problema serio del legislatore, che poi in realtà quello che mi fa ridere sono tutte queste norme sul risparmio energetico, meno 65%, stiamo facendo, io dico, l'isolamento alle bare, stiamo isolando le bare, perché voglio dire, non devono prendere freddo, posso capire di andare invece a intervenire ma perché giustamente sicurezza. I fabbricanti del 60 adesso dal 2015 quando non ci sono più soldi, quando c'erano soldi nel 2000, cioè da parte quando c'erano soldi da parte del cittadino che ho dovuto investire, oggi non ci sono più soldi. Sì. Ma è un altro modo dove si farà, quindi c'è la cordina. Comunque, scusa, per quello questo argomento, il fabbricante di intendimento l'ha detto, è di 4 piani, non è di 5 piani. È di 4 piani, c'è metà qua. In muratura. Ancora lasciamo spazio. Volevo chiedere al siccome parecchi voglio andare via, vogliamo solo chiudere un esempio pratico, poi lasciamo spazio a tutte le domande che volete? Ci sarà un'altra domanda che c'era quella sulla scia, sul giù, non so se vuoi rispondere tu.
sull'impresa che fallisce, quindi non c'è più lavoro. Non mi consegna due secondi, appena finisciato la comunicazione ambienti e non mi comunica lo smaltimento dei rifiuti. Le formulare. Il discorso è questo qua. Oggi diventiamo sempre nella problematica di quelle sollevazioni, quindi responsabilità del direttore del lavoro, quale avrebbe dovuto periodicamente. Non c'è chiara la legge, prima che tutto il privato lo paghi, tu direttore dei lavori devi far carico di avere questa documentazione, altrimenti non lo fai pagare. Se l'ha pagato, ti rimane la responsabilità di essere te. La infatti il posto di lavoro, purtroppo ti cioè, non posso chiudere la scena. Non posso fare il collaudo. Ma il collaudo sotto l'aspetto tecnico, il tecnico lo fa. Sì, perché poi però amministrativo mi resta il duque sospeso, i rifiuti dove l'hai portato. Questo caso ci sta, i rifiuti ci sta la responsabilità penale dell'impresa, è chiaro, è del committente. È fallita l'impresa? No, non è fallita, però sta quasi. C'è una responsabilità, sul discorso del DURC diciamo può essere superato. Perché bisogna che il proprietario si accorgi i costi della parte sua di opera e i debiti. Per quanto riguarda invece lo smaltimento, il proprietario si fa una causa penale perché lui è perché deve sorvegliare insieme al responsabile della sicurezza. Cioè, di questo non è possibile superare. Sul DURC è possibile superarlo perché io posso dire in qualità di proprietario, io pago la parte dei debiti col fisco, con l'INAIL che l'impresa ha prodotto per quella, no, con l'INAIL e cassa per quella. Quindi quando devo versare? Verso questo, verso agli enti previdenziali e quindi il mio. Sono libero perché mi sono sostituito all'impresa per quanto riguarda le mie cose penali. Per quelle cose penali non si può sostituire, lo so che è una cosa fuori dal mondo, però in realtà è l'unica cosa che si può fare. La cosa che cosa succedeva? Bisogna essere evidente per prima. Per questo la legge finanziaria recente della regione, l'articolo 21, questa attività adesso tu la devi fare all'inizio dei lavori e alla fine presentare il nuovo DURC. Questo perché praticamente devi fare un controllo puntuale, il corso dei lavori sull'affidabilità dell'impresa. Io devi rispondere con un cambio di fare. Permesso di costruire scia. La destinazione. Allora, il campo di destinazione d'uso, laddove è compatibile con la zonizzazione, quindi dove hai una scia. Laddove ci sta variazione invece di standard, quindi dove potrebbe essere l'articolo 23 ter, sarebbe preferibile un permesso di costruire. Vabbè, in zona agricola sempre permesso di costruire una legge regionale e in zona A dove gli strumenti urbanistici sono diversamente è sempre permesso di costruire. Se gli strumenti urbanistici invece permettono anche la scia, dipende sempre, scusate, se ci sono meno opere anche per no, scia prescindere, sì. Il funzionamento di unità immobiliare Cilla o Cilla? Cilla. Sempre Cilla. È indifferente se è agricolo o zona urbana. No, il funzionamento, se non c'è il cambio d'uso è differente, pure zona agricola. Se non c'è il cambio d'uso, No, anche se sulla zona agricola poi si innestano altre problematiche. Le altre.
No, a sinistra le problematiche relative al fatto che tu devi essere imprenditore. Ah, pure chi fa l'altra unità deve essere imprenditore a me. Sì, perché cioè, mi ero andato solo per il piano casa. Cioè, se io sono proprietario dell'immobile, faccio un frazionamento, quell'altro immobile destinato a residenza, ipoteticamente, deve comunque essere posseduto da un imprenditore agricolo a titolo principale. Mi spiego, perché altrimenti non può fare la residenza. Infatti l'intervento di piano casa deve fare tanta circolazione. Però questo è il caso specifici proprio. In linea di massima sempre cita. Poi zona agricola, cioè. Ma in zona agricola non può costruire pure un cittadino qualsiasi, non può costruire per forza un imprenditore agricolo. Oggi con il PCP è col piano territoriale di coordinamento della provincia ha introdotto, ha pure tutti gli strumenti urbanistici di nuovi dei comuni, tutti quanti hanno introdotto un frazionamento. Dopo 34 anni ha capito che ha fatto fare in abissini un frazionamento non va applicato con l'esistenza e aumento di unità immobiliare, quindi o lo fai con o lo fai col piano casa nel caso in cui altrimenti devi dimostrare che quella parte frazionata dove vai a fare la nuova residenza deve essere possibile. Se io faccio una ristrutturazione come fabbricato in zona agricola, faccio una ristrutturazione di edilizia che mi consente di fare due unità immobiliari, non lo so. La ristrutturazione di edilizia può fare. Non lo possiamo perché è aumento di carico urbanistico. Ma tu dici ordinariamente. Sì, ma uno che ha un ingegnere da pagare in campagna, cioè, due figli, non se lo posso dire. L'abitazione la dividono in due, ma ovviamente le superfici volumi sono quelle. Cioè non è che vanno a cambiare la destinazione, cambiano solo il numero di unità. Questo mi pare curioso. L'aumento del carico urbanistico è legato soltanto alla questione volumetrica. L'insediativa. Teoricamente tu a parità di volume, frazionando in due unità puoi avere un incremento insediativo, quindi questo ti comporta un aumento pure di standard. Bene, facciamo giusto 5 minuti, vediamo, poi vi lascio spazio per chi vuole qualche altra domanda. Vabbè, ci metto davvero 3 minuti. Questo è pratico, l'avete visto, potete caricare i vostri dati come tecnici, ispezionare il correggio a loro, gli andate nello studio, avete il vostro archivio clienti che vi potete incrementare, quindi nuovo cliente, inserite tutti quanti i dati che desiderate. Una volta che avete inserito il cliente, sul cliente potete andare a inserire per esempio quello che è l'immobile, quindi nuovo immobile, mettete il nome, mettete la descrizione, quello che è, l'indirizzo, il numero, il cap, la scala, quello che volete, fabbricato terreno, foglio, mappa sul parterre, sezione, eccetera, destinazione d'uso. Questi dati che voi andate a inserire, vado molto veloce, non mi soffermo, non le vogliate sulla concretezza dei dati, salvo le modifiche, sull'immobile che io mi trovo adesso sul mio cliente, vedete, immobile del cliente, lo suo destino con il suo, con la sua villa, posso andare a creare una nuova pratica, quindi seleziono l'immobile, dico nuova pratica e scelgo che pratica voglio creare, CG, la scelta, PDC, super via, quello che voglio, facciamo un PDC molto velocemente, a questo punto devo scegliere quella che è la regione, prendo per esempio Campania, o un modello nazionale, quello che volete, i dati, vedete, vengono automaticamente travasati all'interno di quello che è il modello, modelli che sono ovviamente editabili perché sono in formato PDF, quindi io posso andare a selezionare ed aggiungere tutto quanto quello che desidero. Qual è il vantaggio, oltre ad avere archivio cliente e archivio delle pratiche? Il fatto, per esempio, che sapete benissimo che parti di questi modelli possono essere duplicati a seconda se io ho più soggetti o devo obbligatoriamente duplicarle. Cosa faccio? Schiaccio il bottoncino duplica e posso arbitrariamente scegliere da che pagina a che pagina duplicare, o solo la pagina 1, oppure l'intervallo delle pagine da 1 a 3 lo voglio duplicare per due volte. La cosa viene effettuata in automatico e lui posiziona le pagine in base all'ordine stabilito, quindi vedete, lo fa automaticamente, io ho duplicato quello che mi interessa. Ancora, posso andare a stampare la mia pratica, vedete, con anteprima,
oppure andarla a salvare in formato PDF. Ma salvo il formato PDF se la devo consegnare in elettronico, quindi se devo caricare quella che è la mia pratica. Ancora, cosa posso fare? Posso mettere una descrizione a questa pratica, pratica X, posso mettere un eventuale numero di protocollo, per esempio 48B, posso dire se la pratica è chiusa o meno. Se la pratica è chiusa posso mettere la data di chiusura. Una volta che ho effettuato tutte le modifiche che voglio, posso anche aggiungere i documenti di fine lavoro e collaudo, quindi schiaccio un bottoncino, lui me li aggiunge, sono in formato Word, vedete che dove ha potuto, cioè dove c'è i dati, li ha già travasati all'interno di questi modelli, modello in formato Word, quindi posso continuare a editare e modificare. Chiudo, i salvataggi vengono effettuati e qual è il vantaggio? Che questo documento di fine lavoro e collaudo è all'interno di questa pratica. Mi spiego meglio. Per questa pratica io posso anche andare ad allegare altri documenti, quindi aggiungo documenti e posso scegliere qualsiasi tipo di file, il DFG del fabbricato, il DXF, ancora la lettera d'incarico, piuttosto che tutti, tutto quello che voglio, allegati, fotografie, tutto, senza nessuna difficoltà. Il vantaggio è che questi dati finalmente sono archiviati correttamente, cioè io li tengo per questa pratica. Questa cosa significa che io posso anche inavvertitamente adesso dal computer cancellare le fotografie piuttosto che Word, eccetera, li ritroverò sempre all'interno del software. Quindi io vado sul mio archivio clienti, prendo dell'ultimo destino, prendo quel fabbricato, su quel fabbricato vedo che ho fatto questa pratica, mi dice che la pratica è stata chiusa il 21.06, posso aprirla e posso andare a verificare tutti quanti, tutto quello che ho fatto e tutti i file. Molto velocemente questo è pratico, c'ha tutta quanta la visualizzazione delle pratiche, quindi vedo tutte le pratiche che ho fatto, c'ho dei filtri aperte, chiuse, c'ho degli avvisi per le scadenze, eccetera, quindi se volete potete scaricarlo dal nostro sito, abbiamo lasciato la brochure e potete provarlo. Il vantaggio ovviamente è anche il fatto di avere qualcuno che segue quella che è l'evoluzione di questi modelli e li aggiorna in continuazione. Quindi, per esempio, l'ultimo lavoro grosso che abbiamo fatto per la provincia di Latina, che ha comune di Latina, chiedo scusa, che ha dei modelli specifici che abbiamo dovuto inserire, quindi una serie di documentazioni che abbiamo inserito. Se volete questo pratico lo potete quindi scaricare dal nostro sito e provare. Non credo di avere ulteriore tempo, visto che è un quarto, vi invito se volete a scaricare anche Arcadia, che è un prodotto molto veloce per la progettazione architettonica, costa pochissimo e vi consente di fare davvero tanto, quindi velocemente pianta, prospetto, sezione, spaccato assonante, rivuotature. Quindi sapete che oggi un problema fondamentale è che il 3D lo vogliono, ne approfitto, vi faccio vedere solo un file senza perdere tanto tempo. Il 3D lo vogliono tutti, ma nessuno lo vuole pagare. Qui potete disegnare muri, porte, finestre rapidamente, quindi vedete, potete disegnare velocemente il vostro tridimensionale che ci avete qui accanto. Il 3D è pronto. Ovviamente voi mettete su questo 3D porte, finestre, tutto quanto quello che è, le vedete in automatico, le potete scegliere dall'archivio e fare tutto quello che volete. Non è un Archicad, ma non vuole esserlo, qui rapidamente potete votare, vedete tutto in automatico, potete fare per esempio sezioni, creo la sezione, guardo da questo lato e do il punto di blottaggio, quindi se la spiccia lui, metto la copertura, faccio tutto molto velocemente, detto automatico, vedete, gli do semplicemente la soglia, mi avvicino, clicco e lui si fa il ritaglio di quello che è la copertura, eccetera, ma la piazza, mi aggiorna la sezione, insomma riesce a effettuare una serie di cose simpatiche. Ovviamente vi mette anche, ci sono una serie di oggetti tridimensionali, quindi posso fare rendering, posso mettere una foto di sfondo, posso far vedere rapidamente al mio cliente quello che è il 3D. Voglio far solo vedere un appartamento arredato, così vi rendete conto anche del fatto che ci sono oggetti 3D all'interno, c'è una vasta libreria, quindi posso mettere diversi tipi di pavimento, non so se si vede un granché bene, però velocemente questo è Arcadia, se volete potete scaricare anche questo. Bene, io lascio spazio a qualche altro. Un applauso ai relatori che sono stati